Do a tutti il buongiorno, auguro a tutti una buona giornata. Questo convegno si intitola Il futuro dell'auto tra design, tecnologie e mobilità. Ovviamente io ringrazio l'ospitalità dell'Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Lecco che ospita, l'Associazione Culturale della Semina, l'Associazione per Industriale, perché promuovono questa iniziativa in un periodo tra l'altro molto, molto difficile, molto complicato. Siamo andati avanti nella progettazione di questo convegno, che doveva essere in presenza, insomma abbiamo avuto un po' delle difficoltà, ma saper tenere duro è anche un po' la cifra della nostra gente, no? di noi lombardi, insomma, che non vogliamo mai la presa. Introduco, se mi consentite brevemente, l'argomento della giornata con alcuni dati, insomma. L'automotive è un settore che dà lavoro a 350.000 persone. La pandemia, secondo me, ma anche secondo diciamo più stimati colleghi ed esperti, ha cambiato un po' la traiettoria dell'auto, che sembrava in declino, un po' perché inquinante, no? Mezzo inquinante, mezzo che crea traffico, quindi un po' bandita dei centri cittadini, vessata dal punto di vista fiscale, lo sappiamo tutti molto bene, banalmente difficile ormai da parcheggiare, ma con la pandemia purtroppo è tornata sicuramente di gran moda, perché è il mezzo che diciamo più sicuro per viaggiare, e sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, le polemiche che ci sono in questi giorni sui mezzi pubblici, le scuole secondarie che hanno chiuso proprio per evitare un ulteriore assembramento, un esagerato assembramento sui mezzi pubblici. Nel decreto rilancio, che ovviamente adesso viene superato da tutte le altre iniziative che il governo sta prendendo, è stato recepito l'emendamento Beneamati, che aiuta in qualche modo la sostituzione dei veicoli. Sappiamo che la transizione è quella che va verso un'auto meno inquinante, più rispettosa dell'ambiente, che sia poi elettrico puro, elettrico ibrido, quindi col plug-in piuttosto che l'idrogeno, questo lo vedremo poi con il tempo. Indubbiamente il primo obiettivo è quello di svecchiare un parco auto che è molto vecchio. Molto vecchio perché in circolazione abbiamo 13 milioni di veicoli e sotto la soglia dell'Euro 4, quindi veicoli molto inquinanti. E il parco circolante italiano ha una media di 12 anni. Gli incentivi che sono sul mercato, ma che sono probabilmente già tutti esauriti, sono quelli di fino a 1.500 euro con la rottamazione. I dati del mercato: il mercato ovviamente ha sofferto ovviamente anche per la chiusura banalmente delle concessionarie, e rispetto all'anno scorso, che già era stato un anno pessimo, da anni l'auto ha perso appunto, come dicevo prima, PIL, e di un meno 34,2%, cioè nei primi 9 mesi di quest'anno, che sono gli ultimi dati disponibili, sono state vendute 502.200 auto in meno rispetto all'anno scorso, per un totale di l'anno scorso, nel quale erano state vendute 1.914.649 auto. Però in controtendenza c'è invece il dato proprio dell'elettrico. Da luglio 2019 a luglio 2020, gli ultimi dati che sono riuscito a trovare, le immatricolazioni del puro elettrico sono state 11.549. Sono ovviamente numeri piccoli, se vogliamo, ma costituiscono una crescita del 92% rispetto all'anno precedente, con una quota di mercato che è salita dallo 0,72 al 2,69. Siamo sempre a briciole per il momento. Con le plug-in che sono vendute, che sono state 7.935. Le plug-in sono quelle con la spina che si inserisce dentro nella presa della corrente. Si può fare anche da casa, ma ovviamente poi le ore di ricarica sono notevolissime. Qui addirittura la crescita è stata del 176,38%. Siamo numeri piccoli, dicevo, perché poi se guardiamo il resto dell'Europa, ovviamente paghiamo lo scotto di avere minori infrastrutture e anche meno incentivi. La Gran Bretagna è a 50.000 auto, la Francia 65.000, la Germania 58.000. E questo è un po' il quadro nel quale appunto io partirei da questo convegno, e
e ovviamente la prima cosa che faccio è dare la parola al padrone di casa inteso come territorio, cioè all'assessore dell'innovazione del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, ringrazio anch'io gli organizzatori di questa giornata, Adi Lombardia, l'associazione La Semina e tutti i rappresentanti delle istituzioni accademiche e delle importanti aziende che portano lavoro e valore sul nostro territorio. Ringrazio moltissimo API per tramite del suo presidente per l'iniziativa e l'ospitalità che, seppur virtuale, è il motore di questa giornata. Allora, porto il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale, anche a Walter De Silva, che ci onora della sua presenza, che ascolterò con grande attenzione questa mattina. Pensando ai temi, vi porto via proprio un minuto, ai temi che ascolteremo questa mattina, io penso che ci siano tre caratteristiche che accomunano sia chi ha a cuore l'amministrazione di una città, sia chi, come voi, come moltissimi di voi, si misura tutti i giorni con il mercato e con le richieste che vengono da chi sviluppa innovazione. Il primo tema è il fatto che il 75% dei bambini che oggi iniziano a frequentare la scuola elementare, la primaria, farà un lavoro che oggi non esiste. La seconda considerazione è che la misura della nostra capacità di innovare non deve essere tanto quella di trovare oggi risposte certe, ma nella capacità di aprirsi a domande nuove. E la terza considerazione è che la sfida per l'attrattività di un territorio come quello di Lecco passa anche dal posizionamento del brand Città di Lecco. Dico queste cose perché partendo da qui che possiamo immaginare che, come accade per l'innovazione di prodotto, anche nell'innovazione di un territorio ciò che conta è sì le competenze, ma anche molto l'intuito e soprattutto il lavoro di squadra. Il lavoro prezioso che tante aziende del nostro territorio stanno già portando avanti nel solco di quello che è stato il piano Industria 4.0 deve poter contare sul talento dei giovani, che in questi giorni è messo a dura prova da una nuova epoca di didattica a distanza. Sul trasferimento di conoscenze, molte aziende stanno vivendo, dovranno vivere il tema del passaggio generazionale, e questo in un contesto di mercato come quello che è stato descritto poco fa, inserisce un nuovo elemento di fragilità e di potenziale fatica. E l'ultima cosa, l'innovazione passa dal fatto che ci sia un ecosistema complessivo in grado di riconoscere, valorizzare e connettere ciò che già accade di oggi nelle aziende e che è la vera scintilla dell'innovazione. Ecco, quindi partendo da questo contesto, ringrazio ancora davvero di questa vostra iniziativa e vi metto in ascolto e vi auguro un buon lavoro. Grazie signor Assessore, direi che questi tempi che abbiamo tenuto sono, diciamo, sembrano corretti, cioè 3-4 minuti per intervento e scorriamo via molto molto velocemente con i punti essenziali. Do la parola alla dottoressa Manuela Grecchi, che è il prorettore del Politecnico di Lecco, professore ordinario di architettura tecnica e dottore in ricerca di ingegneria edile. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito e diciamo in questo grazie accomuno tutti coloro che si sono presi la briga di organizzare in questo periodo un po' difficile un convegno come quello di oggi. Ovviamente il tema è molto molto interessante, che dire, il Politecnico sviluppa da sempre innovazione, quindi mi piace ritrovare nelle tre parole chiave che sono design, tecnologia e mobilità sostenibile tanti dei temi che vengono affrontati all'interno del Politecnico, chiaramente non solo nella sede del polo territoriale, ma ovviamente parlo di tutto l'Ateneo. La sfida vera, secondo me, al di là dell'innovazione che continua, al di là del tema della sostenibilità che riguarda tutti, quindi è chiaro che oggi abbiniamo al tema dell'automobile anche il concetto di sostenibilità,
Nel passato l'auto è stata estremamente responsabile di quella che è la criticità delle nostre, nostre città, ovviamente non solo dal punto di vista dell'inquinamento, ma sicuramente anche tutto il tema della congestione e quant'altro. Ma vorrei soffermare l'attenzione sul vero titolo di questo convegno, ovvero qual è il futuro dell'automobile. Mi piace immaginare che, soprattutto da parte dei designer, che sono i veri promotori di innovazione, non tanto se vogliamo immaginare una nuova forma dell'automobile, ma di quale sarà il futuro, quale sarà il futuro d'uso dell'auto. Oggi si sente tanto parlare di non solo di tecnologie innovative, non solo di energie che devono essere sempre più rinnovabili, ma qual è il modello d'uso del futuro? Andremo verso un uso delle automobili sempre più condiviso? Andremo verso una guida automatica? Ma allora se la guida diventa automatica, la forma del mezzo sarà la stessa di oggi? Ecco, vorrei in qualche modo immaginare un futuro non nell'immediato, ma un vero futuro per questa automobile che, esattamente come la casa per noi, è un qualcosa che ci rappresenta, che ci tocca nel cuore. Tutti noi riversiamo nell'auto e nell'uso dell'auto un qualcosa di estremamente personale. Quindi anch'io rimarrò connessa, ascolterò con vero piacere, ovviamente non a caso ho citato il design come, se volete, promotore di vera innovazione, di qualcosa che oggi magari non riusciamo ancora a immaginare, ma che sarà il futuro di questo mezzo. Quindi auguro a tutti ovviamente un ottimo lavoro, come sapete il Politecnico ovviamente è sempre presente e in questo territorio è disponibile per ragionare a tutto tondo, non solo su aspetti di innovazione, ma anche sui nuovi modelli d'uso della città e di come l'uso dell'automobile si interfaccia con quello che è lo sviluppo sostenibile di una città. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie dottoressa Greco, che ha introdotto un altro argomento interessante, perché non c'è soltanto rispetto appunto per l'ambiente nel futuro dell'automobile, ma anche guideremo noi le nostre macchine o si guideranno da sole. L'auto diventerà il nostro ufficio, diventerà anche, perché no, un salotto dove riposarsi tra un impegno di lavoro e l'altro. Parola adesso ad Angelo Beri, che è consigliere di API Leco Sondrio. Prego. Buongiorno a tutti, io parlo in nome per conto del presidente di API, che è stato impossibilitato a poter partecipare. Innanzitutto io vi ringrazio di cuore per la disponibilità e per i temi che andremo poi dopo ad affrontare. Sono stato individuato come la persona più adatta a sostituire il presidente, ma perché direttamente all'interno del nostro gruppo siamo coinvolti in quelle che sono le dinamiche di produzione direttamente collegate al settore automobilistico. Noi abbiamo un'azienda che si occupa solo ed esclusivamente per il 93% del settore auto. Un settore che, come anche la professoressa Grechi prima ha detto, è in continua evoluzione, un'evoluzione che accelera e cambia di velocità in modo repentino ormai dagli ultimi 24 mesi, e non solo per quelle che sono le dinamiche di sviluppo intese come innovazione pura, ma ahimè anche per quelle che sono state anticipate essere all'inizio del webinar le motivazioni direttamente collegate a una situazione pandemica del tutto imprevedibile. È vero, assolutamente vero, l'ambito della percentuale che è stata identificata prima del 34% in meno di immatricolazioni ad oggi, ma è altrettanto vero che a marzo l'arresto provocato dal Covid faceva segnare comunque un calo di oltre l'85% delle immatricolazioni, in quello che è un settore che a tutti gli effetti risulta trainante per le economie non solo del territorio lecchese, ma a livello europeo. L'automotive, oggi come oggi, gestisce tutte quelle che sono le dinamiche direttamente collegate al settore della siderurgia, e quindi di conseguenza provoca anche effetti collaterali su quelle che possono essere appunto anche le implicazioni a livello impiegatizio, e quindi di risorse
di persone all'interno di quelle che sono le nostre dinamiche quotidiane. Una situazione decisamente preoccupante e che fa segnalare indiscutibilmente la necessità di essere più uniti e soprattutto più informati su quelle che possono essere appunto le pianificazioni del nostro futuro. Oggi come oggi la preoccupazione che almeno ricade in noi imprenditori direttamente collegati al settore automobilistico è quella di capire non solo quale tipo di automobile si venderà domani, ma chi la comprerà l'automobile. La dinamica del mercato, che è quella che dopo guida le nostre produzioni, è una dinamica assolutamente importante. Se ci fermiamo a quelle che sono le osservazioni sul territorio nazionale, dobbiamo partire dal presupposto di dire che con questa seconda ondata noi ci troviamo alle spalle 2,5 milioni di stipendi che sono stati bloccati per mezzo della cassa integrazione, o meglio, perdonatemi, errore. La metà sono stati bloccati, mentre l'altra metà sono stati anticipati da alcune aziende, perché ancora non sono stati comunque erogati quelli che dovevano essere i soldi che si stavano attendendo. Quindi l'automotive ritorna anche nell'ambito politico. Allo stesso tempo queste persone difficilmente cambieranno le automobili nei prossimi mesi, ma allo stesso tempo tutte quelle che sono le dinamiche anche ambientali, nonché emotive, porteranno qualcuno a fare qualche sacrificio in più. Questi sono argomenti molto ampi e secondo me molto dibattuti. Tante volte non si ricollega all'automobile quella che è la vera essenza del bene che a volte si va ad acquistare. Nello specifico l'automobile, io ricordo delle immagini del passato, è un qualche cosa che soprattutto per le famiglie italiane sta nel quotidiano, diventa quasi un amore, quindi si fanno anche dei sacrifici per questo. E questi sacrifici diventano ancora più esaltati da quelle che sono appunto le emotività che l'automobile stessa ci può dare, non solo in termini di prestazioni ma anche di bellezza. Una delle problematiche più diciamo così, lamentate dai concessionari automobilistici durante il primo lockdown, era quella che per la vendita dell'auto non funziona l'e-commerce. È molto difficile acquistare una macchina da un mezzo come internet. Ma perché? Perché la macchina è emozione. E l'emozione viene data dai designer e dai meccanici, piuttosto che dagli ingegneri meccanici, che ne progettano comunque le prestazioni. Quindi è fondamentale avere una visione a 360 gradi di quelle che possono essere appunto le visioni di tutti i partecipanti che oggi ci daranno il loro commento sul prossimo futuro. Quindi io nuovamente ringrazio e auguro a tutti un buon proseguimento di lavoro. Grazie dottor Veri. Andrea, io ho sbagliato, ho detto Angelo, è Andrea, vero? Va benissimo, ci siamo capiti. Comunque, citava adesso un dato importante: la macchina è emozione, e l'emozione arriva anche dalle forme, no, della vettura. Questo per introdurre il dottor Andrea Rovacci, che è presidente dal 2017 della delegazione lombarda di ADI e che è anche docente alla scuola di design del Politecnico di Milano. Quindi parliamo proprio, il design è anche uno degli aspetti che affrontiamo questa mattina in questo convegno. Prego. Buongiorno a tutti. Prima di tutto sono molto contento in qualche modo di rappresentare l'associazione che ha generato questa iniziativa e nonostante diciamo tutte le difficoltà del momento. Voglio subito dire che c'è un motivo in particolare che mi rende contento, che è che ADI, Associazione per il Design Industriale, è un'associazione di filiera e non di categoria. Questo significa una cosa molto importante, che noi rappresentiamo non solo i designer, ma anche le aziende, la distribuzione, i media e la formazione, il mondo della scuola. Che significa in qualche modo cercare di riprodurre quello che diciamo tante volte si è molto spesso si è detto, ma troppo spesso ahimè non realizzato, avere una visione di sistema.
E mi fa piacere vedere che oggi proprio questo sistema del territorio del Lecchese è molto ben rappresentato, e quindi trovo che possa essere un'occasione veramente di confronto utile e interessante. Questa iniziativa si colloca all'interno di un desiderio di ADI di valorizzare le eccellenze del territorio. Questa è la prima iniziativa che viene svolta. Abbiamo un ospite d'eccezione, perché De Silva non ha molto bisogno di essere presentato. Però è un personaggio eccezionale dal punto di vista del contributo che ha dato nel design dell'automotive. Ha un'esperienza veramente non solo lunga e sfaccettata, ma quasi unica, nel senso che Walter ha raccolto un percorso e soprattutto ha avuto un ruolo di coordinamento che non tante persone, se vogliamo vedere nel mondo, hanno potuto mettere assieme come esperienza. Quindi, e questo come associazione gliel'abbiamo riconosciuto attribuendogli un premio del Compasso d'Oro alla carriera, che in Italia è sicuramente, ma anche a livello internazionale, uno dei premi più ambiti nel mondo nell'ambito del design. Semplicemente voglio ringraziare l'associazione Semina, che assieme a noi ha organizzato questo incontro, e proprio perché è più radicata sul territorio, ma in particolare vorrei ringraziare, visto che non compare nel panel dei relatori, Pierangelo Marucco, nostro socio, che è stato il vero motore effettivamente di tutta l'organizzazione di questo incontro, e che ringrazio veramente, perché non vorrei che rimanesse nell'ombra, ecco, è il vero motore di questa iniziativa, e quindi grazie Pierangelo e grazie a tutti di essere qua. Grazie, dottor Rovatti. Darei la parola proprio a Stefano Covino, che è presidente dell'Associazione Culturale La Semina, appunto da lei appena adesso citata. Prego. Buongiorno a tutti. Mi riallaccio al mio illustre, a chi mi ha appena preceduto, nel ringraziare Pierangelo Marucco, perché è veramente il caso. Lui ama rimanere nell'ombra, ma ha compiuto un lavoro straordinario nel mettere insieme tutte queste competenze, tutte queste voci del nostro territorio. E infatti, come presidente della Semina, devo dire che sono molto felice di questa iniziativa, proprio perché, se vogliamo, è parte dei nostri compiti o doveri istituzionali, cioè quello di creare una connessione, un collante che metta insieme persone, competenze, idee del nostro territorio e anche oltre, grazie ormai agli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, per creare, per costruire cultura, che sembra una parola pomposa o anche molto ambiziosa, che nella realtà può anche tradursi nel quotidiano, nel vedere che possiamo fare altro, oltre che sopravvivere, anche magari costruire, immaginare un futuro, che è proprio il tema probabilmente che guida questa giornata, anche se è dedicata alla macchina, alla mobilità. L'idea è di non subire il futuro, ma guidarlo. E infatti, proprio come presidente della Semina, come associazione, abbiamo appena concluso uno studio su mandato con la provincia di Lecco e alcune aziende, le varie aziende di servizi del settore, che sono anche oggi ben rappresentate, dove abbiamo messo insieme una serie di esperti, tra cui anche di mobilità, ma non solo, per disegnare un'idea di futuro che sia legata alla realtà lecchese, così dinamica industrialmente, così geologicamente complessa, e pur essendo provincia, una provincia certamente non trascurabile, con le forze culturali, scuole, università, industrie e quant'altro. Quindi vi ringrazio per
aver reso questo possibile, ancora una volta grazie a Pierangelo Marucco, ma anche a tutti coloro che hanno deciso di partecipare. Grazie. Grazie a lei, professore. Darei la parola adesso a un personaggio che anch'io che non sono lecchese conosco, perché è stato per tanti anni, per 10 anni, sindaco di Lecco, quindi uno dei, diciamo, dei sindaci storici della Lombardia, Virginio Brivio, che è vicepresidente dell'Associazione Università di Lecco. Ho detto bene? Sì, grazie. Univer Lecco, per chi non lo conoscesse, porto un saluto anche del suo presidente Vico Valassi, è una realtà abbastanza atipica, nel senso che è nata storicamente per favorire l'insediamento del Politecnico a Lecco, quindi dal punto di vista di un'attenzione, diciamo, alla struttura fisica edilizia, alla possibilità di attrarre e anche sostenere l'insediamento. Questa è la sua funzione iniziale. Vede tra i componenti le tre principali enti pubblici del territorio, Camera di Commercio, Provincia e Comune Capoluogo, Comune di Lecco, ma anche le associazioni imprenditoriali. In una seconda fase, e vengo anche al senso di questo mio brevissimo saluto e intervento, ha mutato un po', una volta realizzato l'obiettivo appunto di avere a Lecco il Politecnico in maniera stabile, allargando innanzitutto la sfera di attenzione a tutti gli enti di ricerca, che sono tanti nel territorio lecchese: il CNR, l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Medea, l'INAF, Osservatorio di Merate, il La Valduce di Costa Masnaga, quindi un insieme di realtà che soprattutto nel settore diciamo della riabilitazione alcuni stanno lavorando da anni, e quindi Univer Lecco ha cercato in questi anni piuttosto di sostenere le progettualità che consentissero un dialogo maggiore tra gli enti di formazione e di ricerca e il territorio. Ecco, allora, oltre al riconoscimento da parte mia ai promotori e all'architetto De Silva per la sua disponibilità, una duplice sottolineatura mi permetto, rubando un po' il lavoro al coordinatore della Tavola Rotonda, di anticipare due temi che mi piacerebbe magari venissero affrontati nella seconda fase dell'incontro. Il primo, a Lecco stiamo lavorando molto con ovviamente tutte le realtà che ho citato prima, ma anche in relazione con gli operatori dell'assistenza e della sanità, al tema di un distretto della riabilitazione. Distretto che è stato riconosciuto formalmente da Regione Lombardia, è una realtà che deve evitare di diventare una sovrastruttura appesantita, ma essere un'occasione invece per innovare fortemente. La domanda allora che faccio è un po' la provocazione positiva, è: il design è certamente estetica, è certamente funzionalità, è certamente la capacità anche di rendere appetibile un prodotto come quello automobilistico, ma c'è anche la possibilità, che è già stata dimostrata negli anni, il curriculum dell'architetto lo dimostra, che il tema della funzionalità e del servizio a coloro che la occupano dal punto di vista di chi la guida siano nelle condizioni migliori per muoversi, per viaggiare, per connettersi. Ecco, ci può essere una sottolineatura specifica appunto dell'attenzione e quindi progetti concreti di auto? Siamo in un territorio che produce non solo alcune componenti parziali, ma spesso produciamo stampi, produciamo, quindi contribuiamo a quell'elemento essenziale per la costruzione dell'auto, e dentro qui poter avere anche un'attenzione specifica alle tante forme di disabilità che sono sempre più frequenti, a differenza di quello che pensiamo, spesso anche disabilità che nascono da eventi traumatici proprio legati anche all'uso delle auto in maniera impropria o comunque in età, diciamo così, anche giovanile o adulta. E la seconda invece è una curiosità: se sul tema del trasporto pubblico locale siamo alla vigilia di una vagonata di milioni che stanno arrivando, milioni veri, perché erano, non c'entra niente il Covid, era un provvedimento precedente, solo nelle province di Lecco, Como e Varese nei prossimi 5 anni arriveranno 80 milioni per rinnovare il parco degli automezzi del trasporto pubblico locale, con la sottolineatura, e cioè, pardon, con il vincolo che devono essere mezzi o elettrici o a idrogeno o quelli di, diciamo, di ultima generazione, anche legato all'ibrido. Dentro qui abbiamo una difficoltà, che alcune di queste tecnologie non si prestano, almeno ad oggi, nelle zone di montagna che caratterizzano una parte significativa del territorio.
abbiamo necessità di non aver bisogno solo di pullman standard che trasportano 60 persone, 80 persone, ma magari di pullman più piccoli, performanti, che possono andare nei quartieri più piccoli, eccetera. Anche qui può essere una sfida quella che chi, tra virgolette, disegna, uso un termine un po' spartano, contribuisca anche a una innovazione nel modo di pensare i bus. Grazie, grazie al dottor Brivio, che ha diciamo posto anche due importanti questioni che potremo poi riprendere durante la tavola rotonda più tardi. A questo punto do la parola a Marco Canzi, che è vicepresidente di ACSM e AGAM, già vicepresidente di Ilario Reti Holding. Prego. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento perché, diciamo, per il nostro gruppo, e in questo mio breve saluto tenterò di spiegare bene che cosa fa e perché è importante essere qui oggi. Dicevo, il nostro gruppo è orgoglioso di far parte di questo insieme che oggi l'associazione La Semina e ADI hanno riunito, mettendo assieme le migliori componenti con un approccio multidisciplinare per parlare di un tema. Ecco, essere parte di questo sistema anche territoriale, per il nostro gruppo è fondamentale. La CSM AGAM è una multi-utility, si occupa di energia, ambiente e acqua e nasce con un DNA un po' particolare, nel senso che alla sua creazione hanno partecipato in maniera determinante le aziende locali dei territori delle province di Monza, Como, Lecco, Varese e Sondrio. Quindi con un disegno territoriale molto molto spinto che ha visto appunto il mettere assieme le energie già presenti su questi territori con la collaborazione di un partner industriale, a sua volta con un DNA in parte pubblico che è A2A. Ebbene, abbiamo costituito questo gruppo, questa avventura che dal metà del 2018 ci sta vedendo come un po' protagonisti delle dinamiche nel nostro territorio. Occupiamo 800 persone distribuite nelle 5 province che dicevo, nelle quali si concentra la quasi totalità del nostro fatturato. Ebbene, tra le attività che vi ho citato c'è il tema dell'energia. Energia che è una delle componenti fondamentali del nostro portafoglio e della quale ci occupiamo a 360 gradi, a partire, se vogliamo, dalle componenti più tradizionali, passatemi il termine, quali la distribuzione del gas e dell'energia elettrica, fino ad arrivare a quelle più innovative, ovvero i servizi. I servizi a valore aggiunto per le imprese, per i privati e per gli enti pubblici, tra cui abbiamo sicuramente gli efficientamenti energetici, tutti i servizi e le infrastrutture per le smart city, tra cui il tema mobilità sostenibile, che è uno di quelli che andremo a trattare proprio oggi. Ebbene, il nostro gruppo riconosce a un tema come la transizione energetica e la decarbonizzazione un'importanza fondamentale. Lo ritiene la sfida per il futuro. Come dicevo, ci occupiamo di energia a 360 gradi, quindi in un certo senso non potrebbe che essere così. In realtà questa consapevolezza va anche più nel profondo, al di là del fatto di dover convivere e proporre servizi atti a sostenere questa transizione energetica. Va nel profondo perché, da un lato, essendo un gruppo con una matrice territoriale come quella che vi ho descritto, il nostro compito fondamentale è mettere a disposizione del territorio le migliori soluzioni per farlo sviluppare. Dall'altra, appunto, crediamo che questa transizione energetica cambierà in maniera rilevante molte delle regole della competizione sui mercati. Ecco quindi che proprio sulla base di questo noi intendiamo portare sul territorio, abbiamo già cominciato a farlo, tutta una serie di servizi per andare avanti in questa direzione. Ad esempio, abbiamo installato a nostre spese
di infrastrutture in alcuni comuni, proprio delle colonnine di ricarica. Il comune di Lecco è uno dei primi ed è tra questi, proprio con lo sguardo rivolto un po' al futuro, cioè mettere a disposizione, ci vuole qualcuno che in qualche modo faccia il primo passo e pensiamo sia il nostro compito farlo. Abbiamo messo a disposizione gratuitamente queste infrastrutture in modo che questo agevoli l'utilizzo delle auto elettriche e quindi faccia fare un passo in avanti. Nel proseguio della tavola rotonda interverranno due dei responsabili delle quattro business unit di cui si compone il gruppo, quindi anche questo vi fa capire un po' l'importanza che attribuiamo a questo tema, a questa giornata, in particolare Giovanni Chighine, che si occupa proprio dell'innovazione tecnologica nel gruppo, e Giovanni Perrone, l'amministratore delegato della società di vendita dell'energia e del gas su tutti i territori. Ecco, ci tenevo un po' a far capire che cosa facciamo e a spiegare perché siamo qui proprio per quello che dicevo, per essere vicini al territorio, un territorio che vede nella filiera dell'automotive, ad esempio, una delle componenti produttive essenziali, quindi essere partner di questo settore per noi è fondamentale con le soluzioni che dicevo prima siamo in grado di sviluppare. Chiudo ringraziando tutti gli organizzatori per questa che è un'opportunità straordinaria, cioè trovarsi insieme da punti di vista diversi ma complementari a ragionare sul futuro. Ecco, è una cosa molto, molto importante, quindi un grazie davvero sentito a tutti gli organizzatori. Grazie, grazie mille dottor Canzi. La parola va a Roberta Pezzetti, alla professoressa Roberta Pezzetti dell'Università degli Studi in Subria, direttore scientifico del Centro Ricerche, se non dico male, vero? Buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto mi associo rapidamente ai ringraziamenti che non sono formali ma sono sostanziali all'Associazione La Semina e ADI per questo straordinario possibilità di confronto. Rappresento e porto quindi saluti anche di questo centro di ricerca SMARTER, che è un centro interdipartimentale che, dell'Università dell'Insubria, che lavora proprio su queste tematiche di frontiera in chiave fortemente multidisciplinare che sono connesse al framework dell'Industria 4.0 e di tutto quello che è il processo di trasformazione, di modernizzazione in atto a livello sia di imprese che di territori e di contesti urbani. Sicuramente il tema dell'auto e parlare di futuro dell'auto, che è il titolo che è stato dato a questo incontro, vuol dire, come sappiamo e come è già stato detto da molti di chi mi ha preceduto, dai relatori che mi hanno preceduto, vuol dire parlare in realtà del futuro. Il futuro dell'auto, essendo tipicamente un settore trainato e dominato dall'innovazione, che ha generato storicamente innovazione ma che ha generato anche modernizzazione del sistema paese, dei sistemi paesi in generale e anche dei territori nei quali poi le eccellenze imprenditoriali sono radicate, parlare di futuro dell'auto oggi vuol dire in realtà affrontare un tema che travalica certamente i confini di questo settore, che pur resta un settore cardine dominante, ma che evidentemente oggi può essere un motore di innovazione e farsi carico di sfide sotto il profilo della concettualizzazione dell'auto in funzione di quelli che sono i nuovi bisogni, le nuove esigenze, le nuove forme di mobilità e le funzioni che queste andranno ad assolvere. Come ricordava Virginio Brivio, anche di quelle che sono le nuove fragilità o fragilità già presenti all'interno dei nostri contesti territoriali che oggi, grazie anche all'innovazione tecnologica, devono trovare risposte più funzionali e più adeguate perché la tecnologia lo consente ed è richiesto uno sforzo di innovazione anche sotto questo profilo. Per cui, essendo un settore che ha storicamente guidato la modernizzazione dei sistemi paese ed essendo un settore in cui l'Italia ha nel tempo, come dire, consolidato delle eccellenze sotto il profilo imprenditoriale, della ricerca, del design, che è un design di concetto, un design strategico ancora prima che di prodotto, ecco, parlare di questo futuro dell'auto oggi, secondo me, vuol dire aprirci a una discussione multidisciplinare che partendo dall'auto e dal sistema della mobilità in realtà può oggi guidare città e interi territori verso un processo di modernizzazione
che ovviamente ha dentro le parole dell'innovazione, ha dentro le parole della sostenibilità, ma in primis credo debba avere sempre dentro il concetto dei bisogni. Cioè parlare di settori trainati dall'innovazione vuol dire oggi cogliere la sfida di leggere, di fare una lettura attenta di quali sono le nuove emergenze che il sistema imprenditoriale esprime. Sappiamo che l'innovazione è un'innovazione di prodotto, è un'innovazione di processi. Oggi sempre di più le imprese capaci di stare sul mercato innovano i modelli di business, cioè proprio il modo con cui l'impresa dà risposte a bisogni che a volte non sono ancora bisogni latenti e che l'imprenditore illuminato è capace. Questo avviene solo quando mettiamo le persone al centro. E l'auto, per tutte quelle funzioni che svolge, ma anche per quei caratteri simbolici che sono stati ricordati, no? Di emozione, di bellezza, che fa parte di un patrimonio sicuramente culturale italiano, ecco, credo che sia veramente torni ad essere un elemento driver, anche perché sul territorio vostro, ma non solo, parlare di auto vuol dire parlare di un'intera filiera industriale, ma anche di settori che oggi possono e devono ritrovare una centralità all'interno del processo di modernizzazione dei territori stessi, ma dell'intero sistema paese. Per cui con grandissimo piacere partecipo a questo incontro e ringrazio veramente Adi e Pierangelo Marucco in particolare per essere stato promotore di un incontro e soprattutto Walter De Silva, che ascolterò con grandissimo piacere. Non avevo mai avuto occasione di conoscerla personalmente, ma credo, ecco, che sarà veramente estremamente stimolante. Grazie. Grazie professoressa. Lei ha focalizzato anche un altro elemento importante, l'innovazione di prodotto e dei processi produttivi, quindi un altro, diciamo, elemento su cui si potrà discutere nella tavola rotonda. È arrivato l'ora di introdurre, diciamo, il nostro ospite speciale, Walter Maria De Silva, che è Lecchese Doc, è nato qui il 27 febbraio del 1951, è stato per tanti anni, diciamo, l'uomo che ha tradotto, diciamo, il gusto dell'auto in concretezza, ha creato delle grandi macchine, è stato per tanti anni al capo del design center dell'Alfa Romeo a Milano fino al 90, all'86, al 90. Io lo definisco il papà della 156, ma di altre tante fortunate macchine dell'Alfa Romeo, e credo che se non vado, poi mi correggerà eventualmente, ancora oggi certi stilemi sono rimasti nel DNA dell'Alfa, ha recuperato la tradizione del passato proiettandola nel presente. Poi è stato diciamo, è andato alla conquista del mondo tedesco, dell'auto tedesca, perché è stato responsabile del design della Seat, poi del gruppo Audi, quindi Audi, Lamborghini, Seat, del gruppo Volkswagen intero, e poi a 65 anni ha deciso di cambiare completamente ramo, recuperando un'antica tradizione di famiglia, perché diciamo il suo nonno da parte di mamma aveva appunto un'attività faceva le scarpe da donna, e lui si è messo a disegnare le scarpe da donna, per cui prima ha sedotto uomini e donne con le sue auto, e oggi lo fa appunto con un altro articolo che fa parte del Made in Italy. Quindi introdurrei Walter De Silva, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per questo magnifico invito, specialmente ringrazio Pierangelo che ha fatto un lavoro di coordinamento stupendo, Andrea Rovati, e poi soprattutto tutti, ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi. Io spero di essere all'altezza con la mia presentazione o quello che voglio dire, perché se estraggo uno o due questioni da ciò che avete detto, potremmo parlare una giornata intera, ve lo dico senza ombra di dubbio. Avete toccato tutti gli argomenti immaginabili e possibili che si rifanno all'automotive. Quindi io cercherò di essere nei tempi nella presentazione, che è una buona base, ma penso che nella tavola rotonda domande e risposte molti temi dovranno essere allargati, ampliati, perché una presentazione ha sempre dei limiti, dei titoli strutturati per la presentazione.
non aspettatevi una, io sono, non sono politicamente corretto, ve lo dico subito. E quindi adesso metto in collegamento le mie slide e ditemi poi se siete tutti, se si vedono bene, un momento. Ci stiamo collegando. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Un attimo, stiamo entrando per gestire la presentazione. Abbiate pazienza. Dovreste vedere le immagini tra poco. Sì, vediamo. La schermata, sì. Ecco. Allora io comincerò da un commento di Manuela Crecchi, il design, perché mi puoi passare la prossima immagine per piacere. Allora, io mi rifaccio alla definizione di industrial design di Thomas Maldonado dell'ICSI del 1961. Maldonado dice che il disegno industriale è un'attività progettuale che consiste nel determinare le proprietà formali degli oggetti prodotti industrialmente. Per proprietà formali non si devono intendere solo le caratteristiche, ma soprattutto, qui è importante, le relazioni funzionali e strutturali che fanno di un oggetto un'unità coerente dal punto di vista del produttore e dell'utente. Perché cito Maldonado? Perché da un mio intervento vi leggo dove siamo arrivati. Per usare un termine automobilistico, il design è in testa coda. Siamo in testa coda. Come socio onorario dell'ADI e come compasso d'oro alla carriera, vi dico che il crescente uso del design o della parola design in modo superficiale ed equivoco sta provocando una vera e propria decadenza intellettuale e concettuale. Il design è in testa coda, pericolosamente fuori controllo, disciplina, filosofia, etica, progettuale sono avvolte da una densa nebbia inquietante composta da figure che nulla hanno a che fare col design. La parola design è abusata, strutturata, sfruttata, maltrattata, utilizzata come una maschera di carnevale per coprire alcune lacune culturali e professionali inconfessabili, un opportunismo trasformista che mi lascia attonito. Così, ex artisti di spettacolo, sportivi, modelle, cantanti, blogger, politici, piccole e grandi star, marketing manager e persino frequentatori di social network diventano e si autoproclamano designer, senza pudore, senza rispetto, verso una delle professioni che è le più complesse e più articolate al mondo. Questi signori ovviamente non si trasformano in avvocati, medici, chirurgi o altro. Dico questo perché, nella prossima slide, voglio un attimo soffermarmi da designer su alcuni aspetti fondamentali del design. Il prodotto artigianale o industriale è funzionalmente perfetto se la definizione è valido, bello o poetico. Ma comunque il suo aspetto di funzionalità non deve essere perso. Io ho usato tre immagini evidenti, chiarissime. La validità estetica funzionale di un accendisigari, di un coltello e di una teiera di Alessi, tra l'altro prodotti che sono diventati anche iconici, ma ne parleremo dopo. Mi soffermo sempre, prossima slide, sul design, perché parliamo anche di estetica. Io quanto mi sono trovato di fronte a parlare di estetica, no? Perché quando affronti un'automobile hai un'architettura, hai un packaging, hai le normative, hai dei condizionamenti, dei limiti durissimi. E quindi per dare un senso all'estetica, è l'unico modo per darlo, è il rapporto soggetto-oggetto.
nella valutazione del bello. E quindi questo è una cosa che dobbiamo sempre dare atto. Citavate l'Alfa Romeo, citavate altre vetture. Dare un senso a quello che si vuole prodotto vuol dire dare un rapporto tra il soggetto e l'oggetto per la valutazione del bello. E questo, dare un senso alla forma, ci porta a un collegamento temporale attraverso lo stilismo, gli stili, un buon design invece senza tempo. Qui abbiamo uso spesso questa immagine, no? Mies van der Rohe progetta questa poltrona nel 1931. 2019, 2020, dove siamo arrivati, questa poltrona continua a avere la sua attualità. Disegnare senza tempo vuol dire non seguire esclusivamente i trend, le mode, le direzioni, ma affiancare un cambiamento anche fortemente radicale e sociale a un buon design, permette di fare delle piccole miglioramenti, delle piccole innovazioni, mantenendo solido la bontà del progetto. Andiamo alla prossima slide. Questa è una slide a cui tengo molto. Vorrei partire dal fondo. Il design è una disciplina e determina il valore del design. È una disciplina che è fatta di metodologie, di processo, di tecniche, tecnologie, di costi, di produzione, di materiali, di ergonomia, di funzionalità, di ambiente, di architettura. E questo è il nostro made in Italy. Questo made in Italy che troppa gente utilizza in modo inappropriato. Qualsiasi politico che scende da una scaletta di un aereo parla immediatamente del made in Italy. Ma il made in Italy è il saper far bene le cose e soprattutto, utilizzando una frase di Peter Barnes, è saper riorganizzare il visibile, la riorganizzazione del visibile. Questa è la disciplina del design. Quando la disciplina del design, ovvero i valori del design profondi, incontrano l'innovazione in modo etico, entriamo nei valori, nella filosofia del design, cioè nei valori dell'estetica. Cosa vuol dire? Che le proporzioni, l'equilibrio, la forma, il colore, l'eleganza, l'arte, le opere d'arte, l'iconografia, la poetica diventano ideazione. Ecco perché a me il Made in Italy non mi basta più. Noi dobbiamo parlare di creato e costruito in Italia, create and made in Italy, perché noi siamo prima di tutto capaci di mettere insieme non soltanto la riorganizzazione del visibile, la disciplina, ma anche la filosofia con i valori dell'estetica e quel rapporto soggetto-oggetto di cui Maldonado ci parla già dal 1961. Andiamo ancora avanti, cos'è il design? Il design è un sistema che influenza, indirizza l'umanità. Signori, noi viviamo nel design, dal mattino quando mettiamo i piedi giù dal letto, la sveglia, l'asciugamano, l'oggetto, il sapone, tutta la nostra giornata, noi viviamo, tutto è disegnato, consapevolmente e inconsapevolmente. Quindi l'umanità è coinvolta al 100%, il design è un veicolo per parlare all'umanità e tutti i settori della produzione e del consumo. Ridefinisce così le filosofie e le strategie di impresa, al punto di essere, in alcuni casi, ma in quasi tutti i casi, al centro delle decisioni. E guardate cosa può diventare il design. Trasformare la luce, funzione, a un'icona addirittura. Perché Richard Sapper con questa lampada ha creato un'icona, trasformando la luce in un simbolo. Quindi, veniamo alla prossima slide. Quali sono i modelli culturali che dobbiamo seguire? Questo è un grafico molto importante. Se noi partiamo da un modello economico, se tutti i giorni noi ci diciamo devo abbassare i costi, sfruttare di più la giornata del mio impiegato, del mio operaio, devo stare attento qui, stare attento là, creiamo un modello politico che poi diventa il modello culturale dell'azienda. E questo è sicuramente un modello di decrescita. Cioè, possiamo fare i soldi, possiamo anche avere un'azienda che sta bene, ma non contribuiamo per nessun modo alla crescita del paese, alla crescita dei nostri figli e dei nostri nipoti. È il modello culturale che ci imponiamo, che deve creare un modello politico e quindi un modello economico. E ve lo dico senza
con cognizione di causa. Nel gruppo Volkswagen, che è arrivato a produrre più di 10 milioni di veicoli nel 2015-2016, il modello culturale che si respirava nella tutta l'azienda per 12 marchi, che l'estetica del prodotto che dovevamo vendere non doveva dare adito a nessun dubbio. L'estetica era la parola chiave numero uno. Quindi ha creato un modo di portare i prodotti del gruppo a essere dominanti in tutto il mondo. Andiamo avanti con la prossima slide. Il design è trasversale, quindi non mi soffermo neanche. Immaginate, sapete, tocca tutti i rami della società. È un sistema design, ne accennavate prima. Non è più soltanto il design di prodotto, dai servizi, alla grafica, alla mobilità, l'alimentazione, la brand, il corporate, cioè tutto è design, quindi è un sistema design che in qualche modo è interconnesso, molto interconnesso, e che comunque è una complessità che va considerata e gestita. Ma continuando a parlare di design, entriamo piano piano, poi arriveremo all'automotive, ne avremo modo di parlare, che anche oggi l'artigianato, cominciamo a parlare di nuove tecnologie. Io le nuove tecnologie non comincio a vederle, a pensarle per i grandi gruppi industriali, per i grandi sistemi, dove probabilmente già esistono, comunque c'è una forte attenzione. Ma io penso che ci sono moltissime aziende di tipo artigianali che possono rimanere tali, ma avvalersi di nuove tecnologie in modo veramente eccezionale. Ho visitato ultimamente a Valenza Po alcune aziende di gioielli, e ho visto in alcuni settori come queste nuove tecnologie di digitalizzazione sono entrate fortemente, ma riescono a mantenere sia nella loro cultura, nel loro modo di fare le cose, una clientela aperta con il grande mondo della distribuzione, e mantenere il loro marchio nel piccolo mondo del loro mercato artigianale. Quindi credo che nell'artigianato le nuove tecnologie entreranno di prepotenza, e devono entrare perché sono un grande aiuto. Parliamo di sostenibilità, no? Allora, questa immagine parla da solo, no? La sostenibilità non è soltanto perché ho usato un prodotto riciclabile e sostenibile, va anche nella vita di un prodotto. Perché se io continuo a riprodurre velocemente, e la moda ne sa qualcosa, continuo a riprodurre modelli su modelli, collezioni su collezioni, oggetti su oggetti, sicuramente innesco un prodotto produttivo di rinnovamento. Sicuramente faccio anche un processo che fa bene al mercato, però in termini di sostenibilità ci starei molto attento nel dichiarare che un prodotto che ha la vita di un anno o più o meno può avere la stessa sostenibilità di un prodotto che ha una vita di 100 anni. Quindi il termine sostenibilità, non c'è mai la linea della durata nel tempo, cosa che mi crede che ogni tanto mi dà qualche sospetto. Tant'è vero che mi rifaccio all'ultima dichiarazione di Giorgio Armani, che dice che vede un mondo più lento e soprattutto andrà a fare una collezione all'anno. E non credo assolutamente invece a tutti quelli che continuano a fare il gioco di prima, che sono 4, 5, 6 collezioni all'anno. Scusate, parlo di moda, ma moda è nel sistema design, no? E l'unica cosa che sono a dire, i nostri prodotti sono ecosostenibili. Andrei a fondo a queste dichiarazioni. Mi piacerebbe andare a fondo per capire cosa intendono per ecosostenibilità. Seguiamo un altro aspetto, la decisione del design. Ho detto prima che il design è spesso al centro della decisione. Vi porto un esempio, piano piano vi accompagno nel mondo dell'automotive. Non ho visto prendere la decisione di un investimento per un'automobile che può essere da un minimo di 250-300 milioni per un restyle importante, fino a 800-900, un miliardo di euro per una vettura nuova, senza parlare di famiglie di vetture. Allora arriviamo anche al miliardo e mezzo di euro di investimento, senza che sia stata per prima cosa visto il design. Cioè il design determina la decisione se investire mediamente 700 milioni di euro o no. E
questo design è aiutato da ricerche di mercato, dal marketing, è aiutato in tutti i modi affinché sia in qualche modo solido, robusto per la decisione. Allora, ci sono tre tipi di decisione del design. Uno si prende l'alto rischio, il medio rischio o il basso rischio. Allora, chi si prende il basso rischio vuol dire che ha visione, crede nell'innovazione, crede nel lungo periodo di quello che fa e vuole essere. E quindi prende una decisione. Prende una decisione che poi dirà la storia se è giusta o sbagliata, però ha questo tipo di percorso. Il medio rischio, che è la previsione, basarsi molto molto sui dati, evolvere il prodotto, pensare a medio periodo, non arrischiamo troppo, un prodotto essere un po' ambigui anche, no? È tipico dei follower, è tipico dell'indecisione. Di fronte, io come designer, di fronte a un commento non è male, mi viene freddo, mi viene il gelo nelle vene. Il non è male è una cosa terribile. Preferisco il basso rischio, quindi non avere visione, conservare il prodotto, magari migliorandolo un pochino, guardare a breve periodo come va il mercato e poi cerco di apparire con della cosmesi, con degli fatti più leggeri e non devo prendere decisioni. Quindi vedete come il design determina tre concetti filosofici di gestione aziendale nella decisione, nelle decisioni che sono completamente diversi uno dall'altro. Andiamo alla prossima slide. Io parlo già di era post-digitale. Tutti parlano di digitale, io parlo di era post-digitale. Perché stiamo confondendo, attenzione, tra il testa coda che stiamo facendo, che il digitale sia salviamo il mondo col digitale, con la digitalizzazione. No, non è così, non è proprio così. L'era post-digitale, mi rifaccio a una frase di Achille Castiglioni: un buon progetto non nasce dall'ambizione di lasciare un segno, ma dalla volontà di instaurare uno scambio, anche piccolo, con l'ignoto personaggio che userà l'oggetto da voi progettato. L'ignoto personaggio. Quindi la relazione che dobbiamo fare è importante, non è soltanto digitale, ma bensì, se andiamo alla prossima slide, è un concetto che passerà attraverso la digitalizzazione, ovvero qui è un esempio, la dematerializzazione è un esempio. Noi possiamo oggi leggere su un tablet un libro come possiamo trovarlo in biblioteca. Oppure avremo una grande interazione tra la realtà aumentata e la realtà reale, perché sarà di aiuto e quindi questa interrelazione di cui Castiglioni ne parla ci dice molto di come la digitalizzazione ci aiuterà in questo senso, no? Soprattutto nella mobilità e molto anche nella mobilità sempre correlata a un fatto analogico. Nell'igiene e l'educazione civica, questa pandemia sono sicuro che no, che oltre tutti i guai e i disastri, le catastrofe e i lutti che ha portato, ci porterà anche a delle riflessioni positive. E igiene e educazione civica dovranno essere due elementi forti che devono entrare nella parola design. Perché design vuol dire anche rapporto con il nostro corpo e con il nostro fisico e con tutto quello che vediamo, tocchiamo, facciamo e agiamo. Al punto che abbiamo imparato a mantenere le distanze, stiamo imparando ancora fatica, forse non tutti. Io non sono così critico sull'andamento dei cittadini. I cittadini, molti sbagliano probabilmente, ma la pandemia ci hanno insegnato a essere molto civili e molto educati, e credo di più che nella forza di una massa che si abitua e non vede questo come una dittatura, ma lo vede come un modo di agire e di muoversi, una cosa molto importante ed è analogica. D'altra parte, io vivo in Germania, vivo a Monaco di Baviera. Qui a Monaco di Baviera mettersi in fila per fare una qualsiasi tipo di operazione c'era anche prima della pandemia. Quindi è una questione di far passare un certo tipo di educazione, un certo tipo di messaggio. Comunque, ci siamo, in questo momento lo siamo, io sono in videoconferenza con voi, ci siamo abituati a
colmare con il digitale quel contatto fisico, quel contatto personale di cui abbiamo estremamente bisogno, perché non è soltanto parlare, vederci e fare discorsi. È importante anche sentirci, provocare empatia, sentire le persone, come sentire gli oggetti, come sentire tutto ciò che vediamo, tocchiamo, mettere in atto tutti i nostri sensi. Il sistema, il digitale non mette in atto i nostri sensi, mette in atto, ci aiuta moltissimo per un futuro sicuramente interessante e più importante, forse anche migliore, ma non ci dà questa possibilità. Per cui io sono convinto che prima di tutto siamo degli esseri umani e dobbiamo continuare a essere degli esseri umani per sentire quello che dicevo prima. E l'uomo digitale non potrà mai rimpiazzare l'uomo analogico, altrimenti cadiamo nella robotica. E la robotica è un tema delicato, perché è un sistema controllabile enorme, gigantesco, che può essere controllato da pochi. Invece l'uomo analogico è esattamente il contrario. Nessuno può controllare l'uomo analogico. I nuovi sistemi produttivi, connettivi, comunicativi, progettuali, di cui avete parlato anche prima, quindi ieri era solo analogico, oggi c'è una spinta pazzesca verso il digitale, invece vediamo la propria slide, un po' divertente. Io che la nuova sfida la vedo così, analogico emozionale da una parte, funzionale digitale dall'altra. Questo è un domani, a prescindere dalla mobilità, di cui tra poco entriamo, a prescindere da tutto, che deve accompagnarci. Ma questa lunga presentazione, soffermandomi sui valori del design, serve a dire che le nuove tecnologie unite all'etica ci porteranno anche a veramente, specialmente nella biomedico-ingegneria, a fare dei passi da gigante che saranno di grande aiuto, proprio perché quando si parlava di trasporto pubblico per persone portatori di handicap o che hanno problemi di mobilità, noi dobbiamo non soltanto nel trasporto, ma anche, mi auguro, in futuro, con nuove biomediche tecnologie, aiutarli con protesi a migliorare e allungare la loro vita. Mobilità, ecco, finalmente ci arriviamo, no? La mobilità. Allora io parto subito con una provocazione, mi dai la prossima slide. Conosciamo tutti questa immagine, no? Tutti abbiamo visto, io l'ho visto in diretta, il crollo del ponte Morandi, e abbiamo visto la capacità che abbiamo di ricostruzione straordinaria in tempi brevissimi, dove veramente tutto il saper fare, a partire dall'architetto Piano, abbiamo potuto mettere insieme per poter rifare il ponte in un tempo brevissimo. Ma proprio per questo, l'architetto Piano, 3 giorni dopo la crolla del ponte, dice: il ponte unisce, dal momento del crollo non ho pensato ad altro. Io gli scrivo una lettera e vi leggo uno stralcio di questa lettera, perché si rifà la mobilità. Dico, lasciando Genova proprio è una città complessa, perché c'ha da est a ovest, da ovest a est, un passaggio verso la Francia o verso l'Italia, ha 2 direttrici, una che viene da Milano, un'altra che viene da Torino, ha un porto, ha un aeroporto, ha un centro città, e quindi è complessa proprio come struttura di urbanistica. Quindi nella ricostruzione del ponte, io dico, guarda che la viabilità su gomma da Genova, per Genova attraverso Genova, la mia idea considera di eliminare le code e il calcolo di percorrenza, la diversificazione dei tracciati e le corsie in base alla tipologia del trasporto. Dicevo, mentre che facciamo il ponte, cominciamo a pensare questo. Da designer dell'automotive di mobilità su ruota, sto pensando a un viadotto sotto un altro aspetto, come un nastro intelligente, lasciando a voi l'ingegneria della costruzione del ponte. Un vero e proprio Genoa Bridge Navigation System, analogico digitale, interconnesso con i veicoli in transito, mediando il traffico con le relative destinazioni. Tutto questo perché nel prossimo decennio, inevitabilmente, il concetto di Autonomous Drive System sarà sempre più sviluppato e adottato dai veicoli. Ne convieni che tutto ciò che affermo potrebbe cambiare in modo sostanziale la concettualità e dare il progetto una svolta sotto l'aspetto dell'integrazione di 2 concetti,
che oggi sono in tutto mondo separati: il ponte, il manufatto, l'utilizzo, il trasporto. Abbiamo perso un'occasione di innovazione. L'automobile a guida autonoma esiste da almeno 6-7 anni. Io ne ho anche provate in piste chiuse, chiaramente. I sistemi di autonomia e di servizio che ci sono su automobili, dal radar, la frenata automatica, il controllo di corsia, gli airbag controllati, le cinture di sicurezza controllate, tutti i sistemi di autonomia, il navigation system, esiste. L'unica cosa che le tipologie delle strade, le normative, i codici della strada non permettono all'ingegnere dell'automobile di metterli insieme, perché l'imprevisto, il delta imprevisto è così alto che non abbiamo la possibilità di non fare una guida semi-automatica, perché non ci sarebbero troppi incidenti e troppi imprevisti. Quindi l'autonomous drive è esattamente finito, è fatto. Si tratta soltanto di avere un network che mette insieme tutto quanto, e l'automacchina che va da sola esiste già. Ma l'automobile che va da sola non è per poter fare altre cose dentro l'automobile. Io dissento da chi pensa di salire in automobile e dormire, sdraiarsi, fare che ne so, giocare a Monopoli. Io credo che l'autonomous drive deve soprattutto servire funzionalmente, prima di parlare di estetica, funzionalmente a chi ne ha bisogno. L'autonomous drive in questo momento lo pensiamo per le vetture di lusso. Ma io, questo mi fa sorridere. Chi ha una vettura di lusso, o come me, nella posizione in cui ero, io avevo l'autonomous drive, avevo l'autista. Quindi più autonomous drive, la macchina era sempre pulita, mi portava in giro, mi dava l'agenda, avevo tutto. L'autonomous drive serve soprattutto invece per le vetture economiche. L'autonomous drive serve a un individuo, a un soggetto, a un cittadino che magari va a prendere i bambini a casa, a scuola, li porta a casa e poi dice alla macchina: parcheggiati da sola, vai a caricarti da sola, vai a lavarti da sola, sfruttando dei piccoli percorsi ben organizzati, a velocità moderata, che gli fanno del servizio che in realtà devi farti da solo e che potrebbe essere, tra virgolette, una perdita di tempo. Oppure l'autonomous drive potrebbe essere nella condivisione e in certi percorsi stabili. Quando vado 100 volte, 1000 volte da casa mia all'aeroporto, quel percorso lì è super memorizzato e quindi si potrebbero fare dei tracciamenti molto chiari, ma non certamente partire dalle macchine di lusso. Questo qui è una delle famose contraddizioni. C'è la macchina di lusso, allora c'è l'autonomous drive. Oppure voglio dormire, ma se devi dormire, dormi a casa, non c'è bisogno di dormire in automobile. E per quello che riguarda i lunghi tragitti, quindi le autostrade, l'autonomous drive o lo si aggancia a un sistema, come dicevo prima, a un sistema controllato da una centro di controllo dove la velocità è costante e quindi non ci sono code, non ci sono più caselli, e quindi sei ancorato come un mezzo ferroviario a una digitalizzazione non visibile e percorri 100, 200, 300 chilometri e quando arrivi in prossimità del centro dove devi arrivare riprendi il semiautomatico. Questo sarebbe, da un punto di vista di ecosostenibilità, un grande passo avanti, perché se sia elettrico, che sia ibrido, che sia idrogeno, che sia quello che sarà, la costanza di movimento, lo slow motion o il medium motion, sarebbe un sicuro risparmio energetico e un sicuro modo di controllare le emissioni. Quindi, grande capacità italiana di ricostruire il ponte e grande capacità che hanno gli ingegneri di coso, abbiamo perso un'occasione di renderlo anche da un punto di vista della circolazione e della viabilità uno dei primi esempi al mondo. Passiamo alla prossima slide. Parlavamo di mobilità pubblica. Intanto parliamo di mobilità. Giustamente in molte città, io vedo qui a Monaco di Baviera, le cicliste ciclabili o comunque di mobilità alternativa stanno prendendo sempre di più piede e quindi è bene che avvenga, in modo che veicoli a due ruote, e poi parliamo anche di quello, veicoli a due ruote possano circolare in sicurezza piuttosto elevata e veicoli invece di tipo tradizionale automobilistici abbiano le loro corsie. Questo è molto importante, però deve essere slow motion.
Qui a Monaco di Baviera stanno ormai subentrando quasi tutti i limiti cittadini a 30 km all'ora. Sappiate che la media di circolazione in una città come Milano è di circa 12 km all'ora, a una città come Città del Messico arriviamo non più di 6-7 km all'ora di media di circolazione. Quindi per snellire e arrivare a una slow motion continua, non interrotta da semafori, non interrotta dobbiamo abbassare la velocità, creare corsie preferenziali e soprattutto essere molto rigidi con i codici, con rispetto delle regole. Rigidi perché i monopattini, io forse per me li abolirei, altro che dargli gli incentivi, perché il monopattino è pericoloso, mettetevelo bene tutti in testa, è molto pericoloso. Sapete per quale motivo? Per la dimensione della ruota. È molto pericoloso, più tutte le normative che non rispetta. Ma in realtà preferisco un monopattino guidato da un bambino di 10 anni che guidato da un sessantenne, perché sicuramente è più reattivo di una persona anziana. Quindi bisogna trovare dei veicoli che abbiano comunque superato negli anni, nella loro storia, nella loro tradizione, come la bicicletta, come il motociclo elettrico, come dei tre ruote, dei tricicli, che siano anche da un punto di vista della sicurezza ben affidabili. E poi parliamo di mezzi? No, rimani su questa slide. Parliamo di mezzi? Ma prima di pensare ai milioni di euro, prima di pensare agli autobus nuovi, ai tram nuovi, ai minibus, ma ripensiamo un attimo come possiamo muoverci. Intanto nelle grandi città abbiamo già qualcosa che funziona, che sono le rotaie del tram e le rotaie della metropolitana. Fare dei grandi vagoni dove la gente si addensa e quindi con i pericoli, parliamo dell'igiene, del coso, la compressione, per fare, prendo Milano, Cairoli, Cadorna, esattamente ci mette 2 minuti da una stazione all'altra, 2 minuti e mezzo di sosta per salire e scendere le persone, più altri 2 minuti e mezzo siamo intorno agli 8 minuti. 8 minuti per fare dal Castello Sforzesco a Piazza del Duomo? Ci vado quasi a piedi. Se ci fosse invece un sistema, io qua provoco, sono queste qui come sono le seggiovie che tutti conosciamo in montagna, portate al terreno, che sfruttano già una rete viaria, già elettrificata, già cosa slow motion, che con i sistemi che hanno adesso le aziende leader che fanno questi prodotti di frizionamento, di frenata, potrebbero adattare la velocità e essere a fisarmonica, muoversi liberamente come dei bruchi della città. Tutta una velocità costante, che senza mai fermarsi. All'aperto? Sì, perché d'inverno quando camminiamo ci mettiamo il cappotto, ma se andiamo 3-4 km all'ora, continuiamo a stare con il nostro cappotto e possiamo salire e scendere eliminando le fermate, altra zona di addestramento, le biglietterie, perché usiamo gli smartphone, ma usiamoli per, se c'è da pagare un prezzo di percorrenza, se c'è da avere un'informazione, usiamoli bene. Questa è una provocazione, ma io non vedo gli investimenti, tutto quello che arriverà sulla mobilità collettiva pensando di nuovo all'autobus di 20 metri o di nuovo al treno metropolitano di 10 vagoni tutti schiacciati dentro. Bisogna che noi designer, gli ingegneri, tutta la collettività che ha in mente di fare progettazione e innovazione lavori pensando a prodotti diversi. Questa è soltanto una provocazione, come queste ce ne possono essere mille altre, sia per tessuti urbani che per tessuti interurbani. Ma veniamo ho usato questa immagine, ma devo fare un discorso lungo, spero di stare nei tempi. Abbiamo accennato, parliamo di mobilità, l'automobile, come vediamo i lati negativi dell'automobile, no? Inquina, i parcheggi, gli incidenti, è pericolosa, c'è la sicurezza, insomma c'è tutta una serie di accuse che conosciamo bene sull'automobile e che condivido avendo fatto automobili per 47 anni, credo che posso condividere, no?
Però stiamo attenti a non cadere un po' nell'ipocrisia, nella congiura dell'ipocrisia, perché i fattori positivi delle automobili sono sicuramente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50 e anni 60, la grande democratizzazione che ha portato il poterci muovere dall'Italia alla Francia, alla Germania. Abbiamo prodotti come la Mini, la 500, il Maggiolino, la 2 cavalli, che hanno democratizzato sia in termini di possibilità di acquisto e di uso che di movimento, hanno cambiato la nostra vita, le nostre famiglie, dei nostri figli. Quindi questo è un lato positivo. Il secondo lato positivo, l'autonomia che ti dà l'automobile e la flessibilità che ti dà un mezzo come l'automobile. Quindi, e soprattutto ti rende anche partecipe di movimenti, di un movimento che ti dà una libertà che altri mezzi è difficile che ti dia, perché ha un vantaggio l'automobile. Esistono solo due prodotti al mondo, secondo me, che hanno questo vantaggio: la palla e l'automobile. Se tu la palla la butti in mezzo, vai in centro all'Africa e la butti in mezzo a un gruppo di bambini che non ha mai visto una palla, la prima cosa che fanno la prendono a calci. Secondo l'automobile, chiunque entra, gira la chiave e va. Non lo fai su un aeroplano, non lo fai su un treno, non lo fai su una barcavela, non lo fai neanche col telecomando della televisione, perché c'è naturalmente tanti bottoni che ne conosci soltanto due. Invece l'automobile, anche da. In più l'automobile si è normalizzata nel tempo, nel senso che c'è una normativa che la gestisce. Dove sta l'errore oggi della mobilità delle automobili? Che noi continuiamo a pensare, a dare dietro, e qui di nuovo non mi faccio degli amici, al marketing. Siamo dei follower assetati di marketing. No? Allora mi chiedo, io che sono stato attore in questo mondo, e sono ancora, perché ho ancora delle consulenti, cito due marche tedesche, la BMW e l'Audi, così non mi metto dentro anche un'azienda per cui ho lavorato. I SUV, serve l'X3, l'X1, l'X3, l'X5, l'X6, l'X7, l'X8, serve l'Audi Q2, Q3, Q4, Q5, così. Sapete che differenza di misura c'è tra il Q2 e il Q8 in termini di centimetri? 40 centimetri. 40 centimetri. Sapete quanto pesa uno di questi mostri? 2700 kg. L'e-tron col pacco di batterie con un'autonomia di 150-200 km, 700 kg di batterie per spostare una persona di 70 kg, al massimo 240 kg. Questo che dobbiamo chiederci. Quindi quello che deve succedere in futuro nella nuova mobilità analogica e intuitiva, cioè intuitiva significa come sulla bicicletta, facilmente guidabile, sono tipologie diverse di veicoli, con regole e con le amministrazioni d'accordo a dire che in downtown, in centro città, circolano solo dei veicoli di queste dimensioni, con queste caratteristiche e con questo peso, in modo che il rapporto energetico, peso e potenza sia valutato. Ma vi sembra logico, vi lo chiedo ancora, andare da Porta Romana a Piazza San Babila con una macchina a 2700 kg da soli e non trovare parcheggio o dover mettersi in un parcheggio? Questo dobbiamo chiederci. Quindi dovranno arrivare, il primo atto innovativo non è nella concettualità, non è né nella forma, è nell'ergonomia, nella concettualità dei futuri veicoli. E quindi avremo dei veicoli che saranno smart, la smart è stato il primo esempio ed è ben vengano altre, e credo che l'energia, andiamo avanti, le tipologie di mobilità, l'energia, o il tipo di energia che voglio utilizzare, full electric, ibrido, idrogeno, termico addirittura, deve essere direttamente proporzionale alla tipologia d'uso e l'elemento l'oggetto che vado a utilizzare per un determinato percorso. Questa Citroën AMI è un ottimo esempio che verrà sul mercato di una vettura per il centro, per il downtown, no? E io sono perfettamente d'accordo che sia a propulsione elettrica, proprio perché la maggior concentrazione di CO2 l'abbiamo nei centri urbani. Però dobbiamo pensare di dargli una velocità bassa, slow motion,
peso molto leggera, ottimi sistemi di sicurezza, ma è una sicurezza sempre misurata, che deve essere misurata alla possibile, al possibile impatto. Quindi anche per farla leggera si possono utilizzare sistemi di sicurezza innovativi. Abbiamo inventato gli airbag per gli sciatori, per i motociclisti. Dobbiamo smettere di pensare che nell'automobile sono dentro nel prodotto. Potremmo avere altri sistemi di sicurezza portati all'esterno. Dobbiamo vincere quella tradizione, quella convenzionalità che abbiamo nella testa. Poi, oltre al downtown city, vedo un'altra tipologia venire. Io uso degli esempi, signori, perché permettete degli esempi che trovo molto calzanti. Quello che avviene nelle periferiche, cioè Milano, 1.400.000 abitanti, Milano, ma con la Brianza, con la nostra amata Lecco, con tutto quello, Como, laghi, tutto quello, quanti milioni siamo? Lì abbiamo bisogno di una percorrenza più lunga, di un'autonomia più lunga, di maggior spazio, sempre però contenuto, no? E quindi probabilmente al full electric probabilmente si potrebbero sposare dei plug-in ibridi che mi permettono di circolare. Poi vi dico un'altra eresia, così ridete tutti, no? Abbiamo smesso di fare la ricerca sul diesel e probabilmente il diesel abbinato a un motore elettrico è sicuramente il prodotto che inquina meno. Questo qua possiamo aprire poi un dibattito, però lasciamo stare perché è troppo tecnico. Andiamo avanti ancora. Poi ci saranno delle vetture intercity, no? Io ho preso adesso la Porsche Taycan, ma non guardatele soltanto come vetture di marchio, di lusso, eccetera, eccetera, ma semplicemente, e qui vedo delle guide automatiche, semi-automatiche, autonomous drive, semi-automatiche, proprio con quello che spiegavo prima, no? Agganciandosi a certi sistemi di navigation system, laddove si può in certi percorsi, no? E poi, aspetta, queste sono automobili? Cioè, allora, tutto l'aspetto che qualcuno di voi ha evocato, no? Molto bene, tutto l'aspetto emozionale con cui abbiamo descritto l'automobile. L'automobile è nella cultura, nella musica, nella letteratura, nel teatro, nel cinema, nel nostro modo di vivere. Dove va a finire? Non deve sparire. L'automobile deve darci altre sensazioni. Questi mobilità che vi ho descritto fino adesso, chiamiamole in un altro modo, perché sarebbe anche giusto e meno ipocrita non continuare a chiamarle automobili. L'automobile per me è qualche cosa, e ve lo dico da designer, di fronte a un modello finito, di fronte all'approvazione di un modello, di fronte quindi a degli investimenti, io sempre tutti osservano, guardano il modello con gli occhi. Quel modello io l'ho sempre toccato con le mie mani, ho usato tutti i sensi, l'ho sempre sentito a livello di pancia, di stomaco, non soltanto di razionalità e di mente. Quello è l'automobile. Quindi si chiameranno vettori, si chiameranno in altro modo. Ma l'automobile non vedo, come in tante altre forme di ludiche e altre forme di abbiamo bisogno di nutrirci di cose non essenziali, anche di cose superflue, così come nell'arredo, così nella nostra vita, così nel modo di vestire, così tutto. Deve rimanere con la nostra capacità di usare tutti i sensi che la natura ci ha donato. E quindi non mi stupirei la prossima immagine, che uso un'immagine molto forte, chiaramente, che però per il weekend, invece che andare a giocare a golf, qualcuno non vada in giro su un circuito a guidare la propria automobile. Certo, bisogna mettere la mano al portafoglio e bisogna avere parecchi soldi per fare questo, però sarebbe nasconderci dietro un dito parlare solamente di auto per i cittadini, auto per il popolo, Volkswagen. Sarebbe una contraddizione, perché oggi il mondo non è così. Dobbiamo aprire gli occhi e guardarlo. E comunque credo che l'automobile rimanga per tutti noi, e qualcuno di voi l'ha detto prima, un qualcosa di indelebile nella sua vita, qualcosa che è rimasto nelle fotografie, nelle storie delle famiglie, nelle corse, in quello che l'abbiamo ormai adottato, e addirittura
ho sentito gente accusare l'automobile e poi il giorno dopo inneggiare da tifosi sfegatati alla nostra nazionale rossa. Grazie, 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 grazie. Con questo chiudo con la prossima slide. Come vi ho detto prima, created made in Italy, non più solo made in Italy, perché mi rifaccio, la Van der Rey ha fatto un bellissimo discorso sulla Bauhaus, ma io vi riporto delle parole di Joe Ponti. L'argomento del disegno industriale concerne profondamente l'Italia, ovvero il nostro paese. Tutto quanto si fa in questo settore serve all'Italia. Abbiamo noi, ecco la domanda, altre risorse? Ne abbiamo due, l'intelligenza vivace e pronta all'effettuazione e la vocazione alla bellezza. Per questo non ci si deve stancare mai di servire l'Italia. Promuovere l'istruzione professionale, scientifica e tecnica, perfezionare e aggiornare la nostra produzione industriale, nel promuovere l'industrial design o stilismo industriale, per inserire nella nostra produzione quei valori estetici che sono i valori effettivi e reali che giocano nel mercato mondiale per rendere preferibili i nostri prodotti. Joe Ponti, 1951, quando sono nato io. Quindi mi sono permesso, dopo Maldonado, di fare una dare una ridefinizione nel design. In un sistema di pianeta ecosostenibile, perché il nostro pianeta ha bisogno di cure, ha bisogno di essere amato, dobbiamo trattarlo bene. Nello stesso tempo, però, come prima, non mi va tanto bene l'accusa continua sull'automobile, non mi va neanche bene che alcuni giovani approfittino questo momento per dire: voi avete devastato, voi avete ucciso il pianeta. Noi non abbiamo né devastato né ucciso, abbiamo fatto gli errori che tutti gli esseri umani hanno fatto, ma abbiamo fatto anche tante cose buone. Per cui, nell'ottica della sostenibilità del nostro pianeta, credo che il design italiano è un modello culturale, non è più una professione, in costante evoluzione, sviluppa sistemi analogici, digitali, estetici e poetici, definisce strategie di impresa, è al centro delle decisioni, rende meno ambigui i prodotti, dando un valore aggiunto e ripetuto nel tempo per un reciproco beneficio tra cittadino utente, impresa e paese. E qui tre piccoli esempi. Una macchina da ginnastica di Tecnogym, una scarpa da donna, una vettura Lamborghini. Grazie. Grazie mille. Beh, io propongo un applauso per Walter. Non so se avete tutti se non altro a video. Complimenti. Grazie, grazie mille a tutti. Grazie, De Silo. È stato interessantissimo, grazie. E soprattutto in alcuni momenti giustamente provocatorio. Dal mio modesto avviso, quindi... direi che quello che ha fatto vedere, per esempio, di Joe Ponti è un manifesto di politica economica che forse anche chi oggi ci amministra, perché quello dovrebbe essere l'obiettivo. 50 anni dopo, anzi di più, perché parliamo del 1951, è ancora attualissimo. Andrea, ti sentiamo poco. Sì, si sente poco, Andrea. Voi mi sentite poco? Sì, con la voce piuttosto bassa. Sì, mi sentite meglio adesso? Sì, sì. Ah, ok, perfetto. Niente, stavo ringraziando appunto da Silvio, perché poi ha lanciato anche delle provocazioni in questo suo intervento interessantissimo. Mi ha affascinato anche il discorso, diciamo, io la chiamerei la seggiovia della città. Bellissimo, una delle grandi intuizioni che sarebbe bello che poi i nostri amministratori cogliessero. Così come dicevo, il manifesto di Joe Ponti, che risale al 1951, quindi parliamo ormai di 70 anni fa, ma di un'attualità che sarebbe da spedire dal punto di vista a Roma come manifesto di programmazione politica e economica. Prima di partire
gli interventi. Tra l'altro abbiamo alcune domande che sono arrivate via chat, ne vedo altre che adesso poi vi racconterò in diretta. Volevo fare intervenire il dottor Giovanni Chighine, che è responsabile Business Unit di Energie e Tecnologie Smart del gruppo ACSM Agma, perché ci può raccontare la storia di un progetto. Parlavamo adesso delle infrastrutture, no? Di quelle delle infrastrutture che spesso vengono a mancare, e ci può parlare del progetto Erika, che tra l'altro è un nome che mi è molto caro perché mia figlia si chiama proprio così, Erika, che sta per energie ricarica, se non sbaglio, e riguarda le colonnine di ricarica delle e-bike, un progetto che è diciamo a chilometri zero, perché riguarda la Valtellina, ma insomma è qua dietro l'angolo, vero? Esatto. Solo una cosa tecnica, chi non deve parlare può chiudere l'audio, perché altrimenti c'è un problema di audio, si sente poco. Grazie. Pronto. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, perfettamente, almeno io qui sento perfettamente. Io provo, ho realizzato giusto due slide, ma veramente due slide di numero per rappresentare quello che vi andrò a raccontare. Provo a condividere lo schermo, vediamo se riesco a... Allora, perdonatemi. Sono sempre questioni tecniche da... Allora. Ok. La vedete? Sì. Vediamo. Grazie. Allora, niente, veramente due slide di numero. La prima slide che vi voglio far vedere è l'immagine della nostra colonnina, e inizio a raccontarvi di cosa si tratta. In pratica, eccola. Che cosa abbiamo realizzato? Diciamo che al nostro interno era nata l'esigenza di attivarci e dare una risposta ai territori. Noi siamo, ha parlato prima di me il dottor Canzi, io lavoro per questo, noi siamo il gruppo ACSM Agam, è un gruppo che opera nei territori delle cinque province del nord della Lombardia, e in particolar modo a Sondrio, in Valtellina, l'esigenza di dare un servizio che potesse in qualche modo sostenere la mobilità con le bike era un'esigenza fortemente sentita. E quindi al crescere dell'utilizzo delle biciclette elettriche, ne ha parlato prima anche il professor Da Silva, noi abbiamo pensato a realizzare questa struttura di ricarica. Volevamo fare un qualcosa che non fosse banalmente un totem per la ricarica elettrica, ma desse anche valore aggiunto al fatto di essere reso disponibile per una mobilità che riteniamo essere nobile rispetto a quello che è diciamo la capacità di muoversi, perché muoversi in mezzo alla natura con una bicicletta muscolare porta fatica, e non è alla portata di tutti. Poterlo fare con un e-bike consente a tutti di potersi muovere in quello spazio senza inquinare e vivendo del beneficio che la natura appunto può dare. La colonnina Erika quindi è stata pensata proprio per completare e dare a tutti questa possibilità, perché pensate che una bicicletta elettrica può arrivare a pesare anche 20-25 kg, e trovarsi in mezzo a un bosco o in alto a un passo senza poterla ricaricare potrebbe creare seri problemi per il ritorno a casa. Quindi da qui l'idea, appunto, torno a dire, di questa colonnina, che non doveva essere solo una colonnina di ricarica, ma doveva anche rispondere ad alcune esigenze che erano quella... Adesso uso una parola forte, ma non mi perdoni, professor Da Silva, avere un design che la facesse riconoscere e non fosse qualcosa di brutto in mezzo a ciò che la natura ci consente di avere bello intorno. E quindi l'abbiamo costruita con un materiale che è acciaio al corten, in maniera tale che questo...
possa, col ciclo naturale che questo materiale consente, valorizzarsi nel tempo e quindi non richiedere vernici, non richiedere impatti che per l'ambiente potrebbero essere negativi, e avere una struttura invece che gli desse corpo, e cioè questo legno recuperato dalle baite di montagna che di volta in volta venivano ristrutturate e dismesse. L'abbiamo, e quindi questo è un po' l'oggetto che è diventata la nostra colonia di ricarica. Anche il nome porta una certa suggestione, perché l'erica è il fiore tipico, è l'erba tipica dei passi della Valtellina, che trovate normalmente fiorita nel mese di settembre intorno alla quota di 800-1200 metri. Quindi questo oggetto per noi ha un grande valore sia dal punto di vista, ripeto, dell'utilizzo che porta, sia dal punto di vista della costruzione, del pensiero e della realizzazione. Passo alla slide successiva. Ecco, che cosa vuol dire erica? Qui la vedete proprio in azione. Questa è la colonnina installata presso il passo del Mortirolo. L'abbiamo inaugurata l'anno scorso, il giorno prima della tappa del Giro d'Italia. La colonnina consente di ricaricare 4 bike e ha 2 prese SD per device elettroniche, parliamo di telefonini, iPad o quant'altro. Accanto alla colonnina vera e propria abbiamo la rastrelliera, anche essa realizzata in acciaio al corten, che consente di ospitare le biciclette per la ricarica. Chiudo dicendo che con Erika abbiamo voluto valorizzare il concetto di mobilità sostenibile, quindi poter dare veramente supporto a chi in una realtà dove difficilmente si può arrivare con altri mezzi, si possa muovere in maniera sostenibile. Abbiamo voluto realizzare il concetto di filiera corta per i materiali, cioè noi stiamo costruendo questa colonnina con tutto ciò che esiste nel territorio presso cui l'abbiamo progettata e pensata, e abbiamo, proprio per questo motivo, per completare tutto il percorso, ci siamo rivolti, abbiamo incaricato imprese e artigiani del territorio per la costruzione e la realizzazione. Ecco, crediamo con questi 5 minuti di avervi raccontato un esempio pratico di come si possa arrivare a una mobilità sostenibile partendo da un concetto di supporto con materiali recuperabili, recuperati e a lunga durata. Quindi questo, cioè, non è una colonnina che fra 3 anni rischia di essere, fatemi passare il termine, un rottame in un contesto dove invece bisogna valorizzare ciò che si ha, e soprattutto funzionale per far sì che tutti possano muoversi presso le nostre montagne. Considerate, e poi mi taccio, che comunque Erika è stata installata e sarà installata anche in città, Leccone è un esempio, in tutti i percorsi ciclabili che le nostre città ci propongono, noi siamo pronti a installarle e a renderle fruibili. Questo va un po' incontro a quello che diceva prima il professor Da Silva, cioè chiaramente non si può pensare di andare con un'auto da 2700, del peso di 2700 quintali in downtown. Quindi bisogna avere a disposizione i mezzi idonei per le aree in cui ci si muove. Chiaramente la bicicletta, io sono un appassionato di bicicletta e muovo sempre quella muscolare, però mi rendo anche conto e mi sono reso conto che da 2 anni a questa parte incontro un sacco di persone in bicicletta che difficilmente potrebbero utilizzare questo mezzo se non si fossero rese disponibili le biciclette bike. E quindi non è sufficiente dare solo la bicicletta, bisogna anche dare l'infrastruttura, e con la nostra colonnina cerchiamo di esserci. Grazie. Grazie dottor Chighine. Un altro progetto importante, sempre prima di partire con la nostra tavola rotonda, è quello che sta facendo Ital Design. Qui chiamo in causa il dottor Giorgio Gamberini, che è Business Development Director di Ital Design. Ital Design, sapete tutti, è uno dei grandi marchi dei carrozzieri italiani, no? Il Made in Italy, diceva prima
l'ingegnere da Silva è proprio questo, no? La nostra capacità, e noi siamo stati dal punto di vista, cioè noi dal punto di vista del design delle automobili, siamo maestri. Tal design che recitare è Giorgetto Giugiaro sostanzialmente, no? Il fondatore insieme ad Aldo Mantovani, e il nome di Giugiaro a me ricorda ovviamente la Volkswagen Golf, sempre lì torniamo, il mondo Volkswagen che poi dove De Silva ha lavorato per tanti anni. La Golf è l'auto più venduta al mondo, dopo il Maggiolino, ha preso il testimone proprio del Maggiolino come auto popolarissima più venduta al mondo. Il progetto, ne parlavamo qualche giorno fa proprio per coordinarci in questo intervento, e riguarda proprio la guida autonoma, tra le altre cose che è stata prima citata sempre nel suo interessantissimo intervento da De Silva, ed è si chiama Borgo 4.0. Ecco, volevo innanzitutto ringraziare e dare il benvenuto, il buongiorno al dottor Gamberini. Prego. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. È un piacere ovviamente per me avere la possibilità, l'onore di prendere parte a questa tavola rotonda. Naturalmente ringrazio doverosamente l'ADI Lombardia e l'associazione La Semina, perché devo dire che ha messo insieme un parterre veramente notevole, a parte ovviamente il sottoscritto. Qui praticamente abbiamo la possibilità di vedere, chiedo scusa, tengo subito a precisare che il progetto non è Ital Design solamente, ma Ital Design fa parte come associato dell'associazione dell'ANFI, l'associazione nazionale della filiera dell'automobile. Ital Design prende parte a questo progetto Borgo 4.0, che è scaturito dal fatto che lo scorso 22 aprile la Regione Campania ha approvato il piano strategico di sviluppo della piattaforma tecnologica per la mobilità sostenibile, e pertanto il Borgo 4.0 è uno di questi progetti nella quale verranno in totale effettuati investimenti per circa 76 milioni di euro, 27 dei quali rappresentati appunto dal cofinanziamento privato di imprese. Il Borgo 4.0 significa proprio che anche in Italia è possibile fare ricerca, in parte finanziata appunto dalla regione, in parte dalle aziende. Queste 54 imprese, le 5 università campane e i centri di ricerca pubblici e il CNR si sono messi insieme, e la Regione Campania ha messo a disposizione questo borgo, proprio il borgo di Lioni in provincia di Avellino, quindi qualcosa che c'è, esiste, per dare la possibilità alle imprese di fare sperimentazione appunto sulla guida autonoma. Come diceva il maestro De Silva, ovviamente la guida autonoma non è soltanto il fatto che ci siano delle vetture che viaggiano da sole, ma richiede tutto un sistema di infrastrutture che regolano la disciplina delle vetture che viaggiano, senza le quali queste infrastrutture, le vetture appunto non sono abbastanza sicure, quindi ci vuole un 5G, ci vogliono delle infrastrutture sul pubblico suolo volte a regolare il traffico di queste vetture. Ecco, la Regione Campania ha messo proprio a disposizione questo, e siamo nella fase ormai operativa del progetto, perché quella pratica ANFIA è stata, attraverso il suo consorzio ANFIA Automotive, è stata delegata a gestire come piattaforma questo progetto. Quindi un qualcosa di concreto che si muove anche in Italia, quindi non esiste solo gli Stati Uniti, la California dove vediamo questa sperimentazione, ma pensate, proprio addirittura nel sud Italia sarà possibile fra poco fare questo tipo di sperimentazione in questo borgo. È una cosa concreta, partirà all'inizio dell'anno, e noi come Ital Design saremo impegnati in particolare in un paio di progetti che prevedono appunto la carica a induzione delle vetture, e l'altra invece è proprio la interconnessione, il dialogo tra la vettura e le infrastrutture, insieme a diverse altre imprese del territorio italiano e non, che hanno accettato di collaborare su questo progetto. Quindi nell'ambito degli sforzi che ANFIA fa, non solo nel rappresentare con attività di lobbying la filiera dell'automobile italiana, sia in ambito nazionale, quindi al governo, e nell'ambito internazionale, ci sono delle realtà, ci sono delle iniziative concrete volte a supportare proprio anche le aziende che
non solo hanno bisogno ovviamente di fatturato, ma hanno a volte anche bisogno semplicemente di territori sul quale sfruttare il loro potenziale. Questo riteniamo che sia un'attività molto centrata su questo obiettivo, e significa da parte di Anfia dare un supporto concreto ai propri associati, che si dividono in costruttori, in componentisti e in progettisti e carrozzieri, secondo la denominazione caratteristica che è quella di Anfia. Quindi una risposta concreta a quella che è l'esigenza della filiera dell'automotive. Un'altra iniziativa che mi permetto di citare è questa appunto di Drives, che è un acronimo in inglese che significa proprio l'enfatizzazione della riconoscimento delle necessità formative nuove che ha bisogno il mondo dell'automobile oggi. Cioè oggi appunto con l'evoluzione che abbiamo visto e con l'evoluzione che ormai appunto può distinguere fra l'automobile e la mobilità, sono richieste nuove professionalità nell'ambito dell'automobile. E la scuola, la formazione deve ovviamente precedere questi bisogni dell'industria, questi bisogni delle imprese. E quindi questo progetto Drives, che è un progetto finanziato dal programma europeo Erasmus ed è stato avviato nel 2018, ha proprio l'obiettivo generale di colmare questo gap fra le competenze richieste del mercato e l'offerta formativa esistente nel settore dell'automotive. Questo progetto si articolerà in tre fasi. La prima fase è praticamente dedicata all'informazione di quelle che sono le competenze oggi disponibili all'interno delle imprese. Una seconda fase invece dedicata a quello che sarebbero i bisogni formativi nuovi, e successivamente siamo proprio ormai in questa fase, partita appunto all'inizio del 2018, l'avvio di ben 1100 iniziative formative pilota presso la rete di agenzie formative della comunità europea e la redazione di linee guide per indirizzarle coerentemente con i bisogni dell'industria automotive. Cioè ci sono delle necessità che cambiano, ci sono delle nuove esigenze per appunto far fronte a tutte le tecnologie necessarie di un mondo che appunto è in profonda trasformazione, e quindi in primis la formazione deve, come dicevo prima, precedere questi bisogni. Noi come Anfia siamo partner di questa iniziativa, che è coordinata dalla Technical University di Ostrava in Repubblica Ceca, e attraverso altre organizzazioni europee la promuoviamo e ci poniamo questo compito di guidarla attraverso le realtà italiane. Come vedete ci sono 24 partner di 11 paesi europei e l'attività si concluderà alla fine del dicembre 2021. Questi sono soltanto due esempi di questo che, come diceva anche prima il presidente di ADI, Andrea Rovatti, cerca di colmare questa difficoltà che oggettivamente, secondo me, secondo anche qualcun altro come vedo, questa difficoltà di fare sistema in Italia. Noi siamo italiani, siamo un po' individualisti, e quando c'è da mettere in comune ovviamente le forze non è facile, ma specialmente in periodi come questi è assolutamente necessario fare sistema, mettere insieme le imprese, mettere insieme le loro esigenze e sforzarci di dare delle risposte concrete come associazione per tutte le aziende italiane. Grazie mille, dottor Gamberini. Io tra l'altro mi scuso perché l'ho introdotta come dirigente di Ital Design, ma lei è anche appunto vicepresidente di Anfia. Do la parola ancora al professor Stefano Covino, cioè il presidente dell'associazione culturale La Semina, perché ha affrontato per la provincia di Lecco un po' tutti i temi in discussione, quindi energia, mobilità e territorio. Anche qui mi scuso, prima quando l'ho presentata come presidente non ho sottolineato il fatto che lei è anche ricercatore di terzo livello presso la sede INAF dell'Osservatorio Astronomico di Brera. Prego. La ringrazio, però sì, in effetti sono qui come presidente della Semina. Se volete parliamo di stelle e pianeti, ma è un'altra cosa, magari dopo.
Allora, sarò abbastanza breve perché effettivamente il fatto di aver guidato uno studio coordinato, più correttamente uno studio, non mi rende un esperto nella materia. Giustamente questo studio, come accennavo prima, ha usufruito dei contributi di persone realmente competenti. Volevo però usare questi minuti per proporre un altro argomento di discussione dopo, eventualmente, se ci sarà un certo spazio, perché vedo riproporsi lo stesso problema o la stessa situazione in diversi ambiti. Il nostro paese, le nostre università, le nostre scuole, le nostre società sono in grado di produrre una quantità impressionante di competenze e di talenti. Tuttora, anche se vogliamo, insomma, con situazioni difficili che sappiamo, abbiamo un tasso di laureati a dir poco piccolo nel contesto europeo, non che essere laureati di suo implichi qualcosa, però si intende, cioè, un accesso all'istruzione superiore, eccetera, eccetera. Ora, il punto, l'argomento di discussione che volevo proporre e che è emerso benissimo nello studio che ho avuto il piacere di coordinare, è che le competenze non mancano, le idee non mancano, però perché queste cose possano essere proposte in maniera efficace su un territorio, in un contesto, ci vuole governance, cioè ci vuole la capacità di guidare i fenomeni che accadono, il che vuol dire saper scegliere, saper investire, saper coordinare gli sforzi. Ora, noi abbiamo anche la fortuna di avere molti eccellenti amministratori, io almeno personalmente non condivido, diciamo, la vena distruttiva comune, però non abbiamo molto spesso delle strutture adeguate per questo, cioè strutture che permettono dal livello nazionale, un po' meglio a livello locale, ma comunque di poter guidare questi fenomeni correttamente. Il nostro paese, ahimè, è portatore di una tradizionale incapacità di gestire le situazioni con preveggenza, che sia, senza far troppi riferimenti al quotidiano, la seconda ondata, diciamo così, che sia il rischio idrogeologico, che sia altro, tendiamo sempre a faticare a gestire le cose. È stato fatto notare prima dal professor Da Silva come il ponte a Genova sia stato ricostruito in tempi record, ed è vero, quindi ci sono delle competenze straordinarie nel paese, però che queste competenze portino alla capacità di guidare con preveggenza, cioè con i tempi giusti e con intelligenza questi fenomeni, non mi appare del tutto ovvio. Più che altro perché, rimanendo nell'ambito automobilistico, è un po' come se siamo una macchina con delle componenti straordinarie, ma che a volte sono montate un po' come viene, o al contrario. Questa cosa un po' mi turba, cioè vedo questa enorme necessità di integrare i processi decisionali e fatico a vedere il paese pronto per tutto questo. Detto questo, però, non è necessario essere necessariamente, appunto, pessimisti, però direi che secondo me va affrontato anche questo tema, cioè il fatto che non è solo utile avere delle eccellenti idee, ma bisogna anche creare quel contesto, quei canali, perché queste idee possono realizzarsi in maniera proficua nella società. E questo è, diciamo, la mia proposta di discussione, anche se chiaramente noi non siamo in grado in questa sede di risolvere il problema. Grazie, professore. La parola adesso a Marco Frey, che è presidente della Fondazione Global Compact Italia, che è un organismo delle Nazioni Unite ed è anche presidente di Cittadinanza Attiva, che è un'organizzazione no profit e promuove la partecipazione civica e la tutela dei diritti dei cittadini. Oltretutto professore anche ordinario di economia e gestione delle imprese. Buongiorno a tutti, non so se mi sentite bene e se mi vedete. Tutto a posto? Mi sentite? Perfettamente, professore. Sì, grazie. Grazie. Allora, pochi minuti di riflessioni, perché questo è un po' lo scopo di questi interventi nella tavola rotonda, oltre ad apprezzare la relazione di Da Silva, veramente piena di stimoli. Ma io credo che, visto che in questo momento noi stiamo ragionando in una prospettiva di futuro, cioè siamo indotti a cercare di guardare a come uscire dalle triplici crisi che stiamo vivendo. Noi viviamo una crisi che è sociale, ambientale ed economica al tempo stesso, e sono così strettamente interconnesse che diventa anche
difficile a non cercare di trovare soluzioni che le guardino insieme. Il tema dell'auto è un tema molto interessante, è un settore che ha vissuto diverse fasi di dematurity, come tecnicamente gli esperti di settore dicono, ovvero di rilancio di un ruolo che qualcuno prospettava si sarebbe progressivamente ridotto o addirittura esaurito, e che poi attraverso innovazioni molto significative ha visto un rilancio pieno di questo settore. Se noi ci poniamo nella prospettiva disegnata a livello internazionale da parte dell'Agenda 2030, che è quella visione di futuro improntata a un modello di sviluppo diverso, di tipo sostenibile, che tutti condividono e che l'Europa ha poi declinato in maniera anche più precisa col Green Deal a dicembre del 2019, si scopre che tra le tante sfide, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, SDGs, che caratterizzano questa agenda, in molte entra in gioco il tema della mobilità, delle sue infrastrutture e anche della capacità di progettare prodotti che siano sostenibili, ovvero frutto di una produzione e consumo sostenibile. In quest'ottica, tra l'altro, è interessante vedere come nella proiezione delle opportunità che per il mondo delle imprese ci dovrebbero essere attraverso il perseguimento dell'Agenda 2030, il primo settore in termini di potenzialità, si parla di più di 2.000 miliardi da qui al 2030, sia proprio quello della mobilità sostenibile. Questo ci fa capire come il ragionamento che veniva fatto anche in precedenza da Da Silva e da altri, inerente alla necessità di pensare delle città smart e non solo, delle comunità smart in cui i sistemi di mobilità abbiano determinate caratteristiche, è assolutamente cruciale. Sappiamo che in questa trasformazione la mobilità è tendenzialmente mobilità collettiva, è legata al fatto che i prodotti si trasformino in servizi, quindi alcune delle considerazioni che sono state fatte oggi devono essere lette anche rispetto a questi tipi di dinamiche che effettivamente caratterizzano un'evoluzione in questa direzione. Però al tempo stesso, seppur si possa parlare di settore della mobilità, voglio riprendere un tema che è già emerso, inerente al fatto che le trasformazioni e l'innovazione in questo ambito sono intersettoriali, fortemente intersettoriali, perché se da un lato la mobilità elettrica fa sì che ci sia una connessione fortissima su come si produce l'energia, come la si stocca o come addirittura le auto possano diventare dei punti terminali in un processo di generazione e distribuzione diffusa dell'energia quando sono ferme, quindi acquisire una funzione di tipo nuova, dall'altra parte noi abbiamo il ruolo che la digitalizzazione assume in questo contesto. Quindi effettivamente c'è una sorta di interconnessione tra le grandi trasformazioni che dovrebbero caratterizzare il prossimo decennio, che sono state ben sottolineate, cioè non è solo un problema di auto autonoma, ma è autoconnessa e di una trasformazione complessiva che caratterizza il sistema della mobilità. Ieri ero a un incontro con la direzione di ANAS e discutendo di sostenibilità l'amministratore delegato ha detto: guardate, l'altro ieri mi è capitato di andare a offrire un comune non soltanto il fatto che noi progettassimo una strada, ma sono andato con il mio progettista perché progettassimo anche una pista ciclabile a lato, cosa che ha in qualche modo spiazzato lo stesso amministratore pubblico, che mai più si sarebbe aspettato che un operatore come ANAS si mettesse in quella prospettiva, ed era la prima volta che lo facevano. Questo è il sintomo di poi come anche è stato sottolineato il tema del ponte di Genova e dell'opportunità mancata in quest'ottica. Siamo nella situazione in cui dobbiamo davvero progettare le trasformazioni insieme e quindi legare le diverse componenti. Se dovessimo citare gli SDG dell'Agenda 2030, l'SDG 9, quello sulle infrastrutture, su cui l'Italia è messa peggio di altri paesi, costituisce un elemento di interconnessione che si allaccia poi a tutti gli altri che dicevamo in precedenza, quindi compreso il
numero 11 che riguarda città e comunità sostenibile o il 12 che riguarda l'economia circolare, quindi il modo di progettare e produrre i prodotti in un'ottica sostenibile. Su questo faccio l'ultima delle considerazioni che volevo fare. Il design è un elemento assolutamente chiave in questi processi di trasformazione. Pensiamo per appunto all'economia circolare, che vuol dire cercare di far sì che le risorse che abbiamo sul pianeta siano sufficienti per una popolazione crescente che supererà i 9 miliardi. Nella circolarità non si parte dalla coda, cioè non si parte dalla riciclabilità dei prodotti all'interno del ciclo della raccolta e riutilizzo degli scarti, ma parte dalla progettazione. Solo progettando prodotti con determinate caratteristiche, noi siamo poi in grado, in tutte le fasi successive che passano attraverso la produzione, la logistica, l'uso stesso e poi la parte di recupero e quindi rimissione come materia prima e seconda nel ciclo, diventa fondamentale. Quindi bisogna pensare sin dall'inizio i prodotti in un certo modo. Un esempio soltanto, non nel settore automobilistico, ma sempre in questa logica della mobilità, i nuovi ETR1000 delle Ferrovie dello Stato hanno un tasso di riciclabilità ben superiore al 90%. Il 500 non ce l'aveva assolutamente, cambia completamente la prospettiva. Questa prospettiva però è interessante che non sia limitata all'alta velocità, ma riguarda anche la progettazione dei treni regionali, almeno quelli di ultima generazione. Trasferendo questo al settore dell'automobile, quindi noi vediamo come il progettare un prodotto che è fatto di migliaia di componenti in modo tale che questo sia più riutilizzabile e riciclabile possibile è una delle strade fondamentali insieme a tutte le altre innovazioni di cui abbiamo parlato precedentemente. Quindi se è vero che la sfida per il design italiano è di continuare a svolgere il ruolo di creatore di bellezza, che è stato benissimo evidenziato anche con quella splendida citazione di Ponti, è anche vero che nel fare tutto ciò c'è questa questione cruciale di fare tutti i prodotti in maniera tale che siano efficaci ma con meno spreco di risorse di quanto non avvenisse in precedenza. Su questa base, che peraltro è una sfida neanche completamente nuova per il settore dell'auto, pensiamo che la connessione che ha col modello Lean da questo punto di vista, noi possiamo aspettarci che ci sia il terzo rilancio del ruolo che l'automobile può avere all'interno della nostra vita di tutti i giorni e anche del ruolo che la produzione italiana può cercare di mantenere all'interno della competizione internazionale. Lascerei tutti con una domanda su cui riflettere, ma al 2030 di cui stiamo parlando, secondo voi, quale dei 4-5 gruppi mondiali che si stanno dividendo il mercato dell'auto sarà capace di sfruttare al meglio questa opportunità per essere il leader? Grazie. Grazie professor Frey. Poi faremo rispondere probabilmente a De Silva o comunque chi vuole fare una scommessa in questo senso su chi sarà poi il gruppo dominante nel 2030. Prima di dare la parola al dottor Giovanni Perrone Energia, volevo ricordare che in chat sono arrivate, ma forse l'avete visto anche voi direttamente, tantissimi complimenti proprio per l'intervento di De Silva. E poi avremo appunto, ci sono anche alcune domande. Lascio la parola appunto a Giovanni Perrone, che adesso mi sto perdendo io tra gli appunti. Che ACI, esatto, ACI Energia. Prego. Sì, buongiorno, mi sentite? Non benissimo, per la verità. Io almeno qui non sento benissimo. Provo magari a mettermi, diciamo, più vicino al microfono. Posso andare? Mi sentite un po' meglio? La capiamo, anche se non è perfetto. Provi. Ok, ci provo allora, chiedo scusa per la connessione. Allora, io volevo raccontarvi
come dire, un punto di vista per quanto riguarda il futuro dell'auto visto dalle utilities, in particolare chiaramente noi ci riferiamo alla mobilità elettrica. Allora, io qui ho riportato una frase, diciamo, molto famosa di un guru della Silicon Valley, parliamo di Tim O'Reilly, che sostanzialmente sostiene che il cambiamento, in particolare lui ci riferisce al cambiamento tecnologico, avviene in due modi, cioè prima avviene gradualmente e poi avviene all'improvviso, cioè di colpo noi ci troviamo ad essere circondati della nuova tecnologia. Lui ne faceva appunto una questione puramente di tecnologia, e qui potete vedere, diciamo, sulla destra come è andato l'avanzamento nel tempo delle iscrizioni a Facebook o negli utenti di Internet. Però questo vale anche per la temperatura globale, che è un fenomeno, diciamo, non strettamente legato in senso stretto alla tecnologia. Allora, ho provato ad immaginare, meglio, a tracciare qui il grafico sull'andamento delle vendite di veicoli elettrici e provare a chiederci adesso dove stiamo, ci siamo sostanzialmente nel gradualmente oppure nell'improvvisamento. Ecco, l'idea che mi sono fatto io è che probabilmente prima della pandemia, poi la pandemia avrà i suoi effetti, perché come si diceva prima, che la mobilità, diciamo, ci sarà una sorta di ritorno al veicolo privato, ecco. Però probabilmente prima della pandemia eravamo proprio in quel gomito tra l'improvvisamento e il gradualmente. Qual è il vantaggio della mobilità elettrica? La mobilità elettrica ha un grande vantaggio, ha una serie di grandi vantaggi. Il primo del quale, rispetto alla mobilità tradizionale, e che permette una maggiore efficienza del processo. Cioè, se noi andiamo a guardare, come dire, dalla pompa fino alla ruota, il bilancio energetico di un'auto a combustione interna rispetto ad un'auto elettrica, chiaramente c'è un vantaggio di efficienza non indifferente, perché nella mobilità tradizionale l'80% dell'energia viene dissipata nei processi di trasformazione, nel calore, eccetera. Mentre nella mobilità elettrica l'efficienza raggiunge il processo raggiunge l'efficienza di poco superiore al 50%, quindi con un grande vantaggio. Vantaggio di efficienza che vuol dire sicuramente poi anche un vantaggio in termini di minori emissioni. Ma il secondo punto su cui ci aiuta tanto la mobilità elettrica è quello di spostare il punto di emissione della CO2. Spostarlo dalla marmitta dell'auto a un altro punto, che è il punto laddove si produce l'energia elettrica. Senti pochissimo. Mi dispiace, non so come fare. Pronto? L'abbiamo persa. L'abbiamo persa per qualche istante. Adesso la sentiamo ancora. Vado avanti, riuscite a sentirmi adesso? Sì. Ok. Stavo dicendo che, il secondo grande vantaggio della mobilità elettrica è quello di spostare sostanzialmente il punto di emissione dalla marmitta dell'auto, quindi dai nostri centri urbani, a laddove l'energia elettrica viene prodotta. Però, diciamo, fin qui ci arriva da sola la tecnologia. Ed ecco che veniamo al ruolo delle utilities e delle amministrazioni locali, perché questo processo di transizione, poi lo vedremo alla fine, non voglio fare spoiler del mio intervento, però è una sorta di co-design condiviso da parte di una serie di soggetti. Quindi, la tecnologia ci aiuta a ridurre le emissioni e allontanarle da dove viviamo, e questo, come dico, sicuramente è giusto. Però il ruolo che devono avere le utilities e le amministrazioni locali è di andare verso il meglio, cioè di cercare di non inquinare nemmeno altrove. Quindi, detto in altro modo, diciamo, di cercare di utilizzare le energie rinnovabili per poter alimentare la mobilità. Un altro aspetto importante che ha il ruolo della tecnologia all'interno della mobilità elettrica è il fatto che dal 2010 al 2019, qui potete vedere il grafico, il prezzo delle batterie si è ridotto di oltre 7 volte. Il che significa che dal 2010, quando costava circa 1.000
$200 al kilowattora, adesso siamo arrivati a poco più di $150. Secondo molti esperti, diciamo, il break-even, il momento in cui le due tecnologie, quindi per capirci, un'auto elettrica e la corrispondente, diciamo, auto a combustione interna, costeranno uguale a livello anche per il esercizio, eccetera, eccetera, è quando le batterie al litio saranno vicine ai $100 al kilowattora. Secondo gli esperti, la tecnologia ci arriva da sola al 2023. Però la domanda è: noi abbiamo tempo per aspettare fino al 2023? Probabilmente la risposta è no, per quello che dicevamo prima, perché la paura del contagio spingerà all'utilizzo dell'auto privata. E se l'auto privata è un'auto a combustione, noi faremo dei passi enormi indietro dal punto di vista ambientale. Questo perché? Perché, diciamo, poi anche nei periodi di recessione economica cala di molto l'attenzione verso l'ambiente, perché le imprese chiaramente cercheranno di fare il loro lavoro, cioè di imboccare la ripresa nel modo più veloce possibile, che non necessariamente coincide con quello più sostenibile. E allo stesso punto i consumatori, che in periodi di forte, come dire, di forte incertezza, cercheranno di risparmiare su tutto per conservare delle risorse da spendere in futuro. E in un paradigma in cui il verde costa di più, diciamo, del corrispondente, del corrispondente tradizionale, chiaramente, diciamo, verrà penalizzata la sostenibilità. Quindi da questo punto di vista un altro attore importante saranno i governi, che dovranno cercare di ridurre quanto più possibile il gap tra il costo delle batterie e il costo invece, diciamo, che le rende uguali alla tecnologia corrispondente a combustione, attraverso cosa? Attraverso chiaramente degli incentivi, dei sussidi, che possano cercare di fare da bridge, da ponte, di colmare questo gap tra il 2023, che vedono gli esperti, e diciamo il 2020 in cui siamo. Dopodiché l'altro tema importante della mobilità elettrica, che, come dire, diventa anche un po' un limite alla sua espansione, è il tema dell'autonomia. Cioè noi siamo arrivati ad un'autonomia di qualche centinaio di chilometri, che però a detta di molti magari è ritenuta anche non soddisfacente, perché chiaramente un'auto a condizione corrispondente magari fa 2 o 3 volte gli stessi chilometri con un piede. Quindi questo, come dire, costituisce anche una sorta di barriera allo sviluppo della tecnologia. Perché? Perché le persone, gli automobilisti, non si fidano della tecnologia elettrica perché hanno paura di restare, come dire, senza acqua nel deserto, perché magari in giro vedono poche colonnine. Però c'è anche l'altro tema, che in giro ci sono poche colonnine perché ci sono anche poche auto. Quello che gli inglesi chiamerebbero un waiting lane, che chiaramente spetta a qualcuno cercare di rompere come circolo vizioso. E da questo punto di vista, diciamo, personalmente ritengo che debbano essere sicuramente le utilities e le amministrazioni locali che devono infrastrutturare i territori anche in attesa che l'auto elettrica si sviluppi, diciamo, lato consumatore. E anche però i consumatori, come dire, possono pensare di iniziare a cambiare le loro abitudini. Se voi ci pensate, noi adesso ci fermiamo ogni volta che dobbiamo fare rifornimento, sarà sufficiente in futuro fare rifornimento ogni volta che ci fermiamo. Quindi come mettiamo ogni volta che c'è possibile il telefonino sotto carica, ogni volta che andremo al supermercato dovremo, come dire, mettere sotto carica l'auto, perché chiaramente avremo magari a disposizione 40 minuti per il tempo medio di permanenza all'interno di un supermercato. Quando andremo a vedere la partita ne avremo a disposizione 1 ora e mezza. Quindi da questo punto di vista questo circolo virtuoso un po' tra consumatori, amministrazioni locali e utility può aiutare a infrastrutturare, diciamo, il territorio in maniera che per ogni tipo di esigenza, per ogni tipo di occasione, ci possa essere una colonnina di ricarica diversa messa, diciamo, come dire, pensata davanti a un luogo particolare in maniera che possa essere fruibile per i consumatori, che però nel frattempo devono aver cambiato la loro vita. Quindi la sfida collettiva è un po' la seguente: abbiamo la tecnologia che sicuramente ci aiuta, però ci sono anche dei compiti che devono fare le utility, cioè le amministrazioni locali, i governi anche la loro parte, e i consumatori devono pensare, come dire, di cambiare anche il loro schema. Solo così si può pensare di portare avanti con una sorta di co-design la transizione
transizione verso la mobilità elettrica che sia anche sostenibile. Io ho finito, spero abbiate come dire, sentito un po' meglio il mio intervento. Grazie, dottor Perrone. Purtroppo la qualità dell'audio non è stata massima, però ovviamente il supporto delle slide ci ha aiutato a comprendere tutto quello che era il suo discorso. Volevo chiedere a De Silva se vuole intervenire per dire ancora due parole, poi darei diciamo spazio alle domande che già ci sono state pervenute e a chi vuole ovviamente porre delle questioni. Prego. Sì, grazie. Io vorrei porre all'ultimo intervento alcuni commenti in modo assolutamente... Sono semplicemente delle domande. Dichiarazione di intenti che sembra che l'elettrico sia l'unica soluzione dell'energia futura mi lascia perplesso. Vorrei sapere qual è il bilancio energetico che dovremmo pagare per fare full electric sulla mobilità, in termini di costi politici, di costi di estrazione, di costi di produzione e di costi di smeltimento, che per un processo di smaltimento che ancora non esiste. Allora, va bene dichiarare che l'energia pulita toglie dalle grandi città il massima concentrazione di CO2 di scorta, ma non raccontiamoci delle cose fin tanto che non c'è un bilancio energetico di quello che è stato detto. Perché bisogna credere anche in altre tecnologie che vanno nell'ibrido, che vanno nell'idrogeno, che vanno allo stesso termico. Non si può essere talebani soltanto di un'energia che andrà in mano, e qui ne approfitto per dare la risposta all'altra domanda nel 2030, in mano solamente a una nazione. Nel 2030 le automobili, se saranno tutte elettriche, saranno in mano ai cinesi. Possiamo dare via alla tavola rotonda. Grazie mille. Dunque, le domande che sono arrivate via chat. Massimo De Marco chiede: buongiorno, credo fortemente nell'auto elettrica e sono possessore di una vettura plug-in e di una vettura completamente elettrica, una è una Kia, l'altra è una Volkswagen. Il mio sogno è di possedere per 16-20 anni con una sostituzione del pacco batteria con una rivendita o riciclo. Come pensa sarà il mercato delle auto elettriche? Riusciremo a ridurre il ritmo di sostituzione e aumentare il riciclo economia? Grazie. Credo che De Silva, lei abbia già in qualche modo già risposto adesso, però insomma, se vuole aggiungere qualcosa, se qualcun altro si sente di intervenire e rispondere a questa domanda. Non vorrei che l'auto elettrica diventasse come un qualcosa di status. Rendiamoci conto, qualcuno mi porti sul tavolo come andremo a smaltire tutte le batterie che sono prodotte. Mi porti un processo di smaltimento, mi porti i costi di produzione, mi porti i costi dell'amministrazione del cobalto, costi in termini di vite umane, di sfruttamento di minori. Questo devono portarmi, signori. Poi apriamo il dialogo. Io non sono contro l'auto elettrica. Io sono per una moderazione di varie energie e soprattutto di mettere in relazione l'energia elettrica con il peso che devo spostare. Questo che voglio dire. Una bicicletta elettrica servoassistita è un ottimo prodotto che io stesso usufruisco, ma c'è un rapporto utilizzo peso potenza molto differente tra quello di spostare un veicolo di 2500 kg con un pacco di 750 kg di batterie per spostare una persona di 70 kg. Non vorrei più ribadire quello che penso. Sono un uomo che ha lavorato nell'automobile 47 anni e ho visto i miglioramenti per gradi, per convinzioni, ma anche per gradi e soprattutto per cercare di dare dei cicli virtuosi a quello che facevamo, anche se come al solito siamo sempre stati sul tavolo degli imputati. Comunque sia, prima bisogna parlare di queste cose, poi chi ha in mano politicamente il litio? Volete che ve lo dica io o lo sapete già? Basta leggere i documenti.
Non l'abbiamo, noi dobbiamo europei e gli americani dobbiamo trovare contratti, accordi di tipo politico e poi economico con la Cina. Questa è la situazione. Poi se vogliamo dire al vicino di casa, guarda, io ho la macchina elettrica e quindi sono più intelligente di te, questo qui è un altro discorso. Succedeva anche con le cinture di sicurezza e con gli aerei. Andrea dice, guido macchine totalmente elettriche da 7 anni, sono contentissimo. Ci sono alcuni problemi. Primo il costo, secondo le colonnine di ricarica. Ne sono state installate migliaia, ma pochissime sulle autostrade. Per viaggi lunghi si usano in particolare le autostrade. Ecco qui qualcuno dei nostri ospiti di questa mattina può intervenire proprio perché si occupa di infrastrutture. Ma posso dire un commento rapido su questa faccenda? Innanzitutto è senz'altro vero che, pensiamo una cosa, noi qui stiamo facendo un esercizio previsionale, il che vuol dire che quasi certamente sbaglieremo. Perché? Perché abbiamo una capacità inevitabilmente limitata di prevedere il futuro, non siamo in grado di dire quali avanzamenti tecnologici diventeranno non solo possibili, ma anche, diciamo, economicamente praticamente applicabili, e in generale ogni pianificazione deve essere sufficientemente flessibile da avere una certa capacità di adattarsi a quello che accade. Pensate, per esempio, l'impatto sull'economia dell'epidemia, questo non era certo prevedibile, quindi è difficile fare una previsione. Però, detto questo, alcuni argomenti, alcuni temi li possiamo fare. E per esempio sulla questione dell'elettrico, qui mi riallaccio a quello che diceva il professor Da Silva, che ha piuttosto ragione, non possiamo dare per scontato che tutta la mobilità sia elettrica. Anzi, al contrario, esistono diversi studi come mostrano che un equilibrato mix tra una mobilità breve e leggera basata sull'elettrico, pensiamo alle city cars, piuttosto che appunto altre modalità che magari non conosciamo ancora, e con invece una mobilità di lungo tragitto basato ad esempio sull'idrogeno, che non è una tecnologia così misteriosa, anche se al momento, almeno dal punto di vista del marketing, non viene sviluppata o non viene spinta dalle grandi aziende automobilistiche, probabilmente sarà la chiave. Cioè una mobilità di lungo percorso, di grandi pesi con l'elettrico potrebbe non essere conveniente, proprio per questioni di, come dire, di valutazione di peso, di impatto e quant'altro. Per quanto riguarda poi tutto il discorso del ciclo, il ciclo di vita delle batterie e quant'altro, in realtà alcuni studi ci sono ancora limitati, è vero, e manca, soprattutto sono studi, potremmo dire, di principio, manca ancora la filiera su quale puoi basare realmente il costo, l'efficacia e quant'altro. Però io personalmente su questo sono anche fiducioso che l'imprenditoria si sarà a organizzare, un po' come il professor Frey che abbiamo sentito poco fa e che ha partecipato allo studio di cui dicevo prima, ci ha mostrato come per esempio nella nostra Italia dell'imprenditoria che fa fatica, il settore dell'economia circolare vede delle innovazioni di grande valore, anche economico. Sul quanto riguarda la strategia politica è vero anche questo. Il dominio al momento almeno della produzione di batterie, delle tecnologie di produzione delle batterie è orientale e non c'è niente da fare, questo è. Al contrario, invece, sulla produzione di celle di combustibile l'Europa e gli Stati Uniti sono competitivi. Non so dire se questo porterà a politiche, al momento mi pare che appunto tutto sia abbastanza nebuloso, però sono tutti aspetti da considerare con attenzione, insomma. Sempre Massimo, questo ricorda il discorso che fa, le slide che ha fatto vedere prima De Silva. Nei libri di Asimov avete scritto un sistema di tapis roulant a diverse velocità per il trasporto locale, lenti e a lunga distanza veloci, sui quali si spostano i pedoni. È fantascienza, ma c'è una visione molto interessante. Questa non è una domanda, ma è una considerazione che è stata fatta su quello che abbiamo visto prima, che insomma ha colpito non solo me, insomma. Poi altre sempre Massimo De Marco, che evidentemente è appassionato al tema, sogno una tranvia elettrica su gomma
a guida autonoma per collegare i paesini della Brianza alle stazioni Trenord. Sogno un parcheggio coperto ad accesso regolamentato per parcheggiare e caricare la bici elettrica nei pressi delle stazioni Trenord, come a Monaco di Baviera o ad Amsterdam. Che ne pensate? Posso intervenire? Prego. Sono priore presidente di ACEL. Io penso che bisognerebbe essere anche un pochettino pratici. Dobbiamo fare la minestra con gli ingredienti che abbiamo. È vero che lo sviluppo tecnologico non segue più un andamento lineare, ma va a salti. Cioè quello che prima... per avere un cambiamento fra una novità e l'altra ci mettevamo 30-40 anni, adesso i tempi si sono accorciati, si accorceranno sempre di più. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se sposiamo determinate direttive rischiamo fra qualche anno di essere superati tecnologicamente. Però non possiamo nemmeno stare fermi, per cui dobbiamo comunque concentrarci su quelle novità che più o meno hanno un respiro di durata e quindi possono consentirci di ammortizzare la spesa di almeno una decina d'anni. L'idrogeno è molto più lontano. Oggi come oggi la soluzione che viene prospettata è la mobilità elettrica o ibrida. Questo è su questo che dobbiamo concentrarci. È chiaro che ci sono dei problemi di smaltimento, però penso che la tecnologia prima o poi li risolverà. Dico che bisogna puntare sulla mobilità elettrica e sull'ibrido per il semplice fatto che almeno gli sforzi della tecnologia per quanto riguarda l'aumento della capacità delle batterie e la ricarica più veloce sembra che siano a buon punto. Per cui è questo il prossimo futuro sul quale dobbiamo concentrarci. Io per la verità ero presidente di ACEL prima della fusione, già 2 anni fa avevo programmato di installare delle colonnine sul territorio. Io ne avevo visto un centinaio e mi sembravano anche poche 100 colonnine. Adesso con la fusione in AGSM AGAM ne abbiamo messe un po', ma secondo me sono ancora molto poche. Perché sono poche? Io capisco che da un punto di vista industriale può essere un azzardo investire su tante colonnine, perché non abbiamo la certezza di un ritorno immediato. Ma a lungo andare però il ritorno ci sarà senz'altro. E comunque le colonnine hanno anche una valenza psicologica. Cioè se io nella città di Lecco invece di mettere 1 o 2 colonnine ne metto una ventina, do il segnale alla popolazione che l'avvenire è l'auto elettrica. Per cui rappresento il volano di questa trasformazione. E questa è la strada a breve. Poi speriamo che l'idrogeno faccia dei progressi entusiasmanti. L'idrogeno però io lo vedo per la lunga distanza, lo vedo per i treni, lo vedo per i camion. Non la vedo ancora, almeno quando riguarda lo sviluppo tecnologico attuale, per quanto riguarda le autovetture. Grazie. Grazie, dottor Priore. Altra domanda di Piero Dell'Oca. Le case elettriche, come la mia, possono essere uno sbocco per il riciclaggio delle batterie esauste delle auto? Nessuno vuole, diciamo, nessuno di noi ha le competenze per poter... Io non ho capito la domanda. No, neanche io. In effetti, non confesso anch'io, non... Credo che il nostro, come si dice, ascoltatore, che ci segue, diciamo così, abbia chiesto semplicemente se le batterie esauste di un'automobile potrebbero essere utilizzate nella casa, magari come... immagino, cose di questo genere. Direi di no, la risposta è no, nel senso che il meccanismo di economia circolare
prevederebbe che le batterie esauste vengano riciclate, nel senso che si recuperano metalli preziosi, materiali, con operazioni che non sono poco costose in termini di azioni, di chimica e di energia necessaria. Dopodiché si possono ovviamente, anzi plausibilmente, si ricostruiscono nuove batterie con materiali riciclati. Non credo però una possibilità di riutilizzo delle stesse batterie in altri ambiti dove magari le richieste potrebbero essere inferiori. Non è detto però. Comunque c'è gente che sta pensando a costruire la filiera di riciclo delle batterie, questo sì. Questo mi aspetterei anche qualche interessante novità nell'arco, diciamo, del decennio. Se ho capito bene la domanda, si intende, mia interpretazione. Ma io, Cremonesi, se posso in realtà non agganciarmi a una domanda in particolare, ma aggiungere, riprendere due dei temi che ha trattato Walter De Silva. Certamente. Ecco, volevo come dire in qualche modo introdurli come due argomenti positivi o propositivi. Allora, prima di tutto, storicamente il settore dell'automotive è un settore anticipatore delle tendenze, e quindi il fatto che in questo momento assistiamo a un'accelerazione, e questo è abbastanza oggettivo, dell'attenzione alla mobilità di tipo elettrico, con tutti i limiti che io concordo con Walter in questa visione, dobbiamo essere cauti, cioè avere un cauto ottimismo, perché non è la soluzione di tutti i mali, ma comunque costituisce un grande, enorme passo avanti. E soprattutto concordo anche con l'ultimo incontro la dimenticanza con Priore. È fondamentale che si generi una specie di meccanismo virtuoso, tale per cui da una parte ci sono gli investimenti pubblici della pubblica amministrazione e delle scelte politiche, dall'altra ci sono le case di produzione e dall'altra c'è il consumatore. Dobbiamo cercare di generare un ciclo virtuoso per cui si genera la fiducia che, lavorando di nuovo sul tema del sistema, si possano fare dei passi avanti in una direzione più sostenibile. Quello della sostenibilità ovviamente è il tema chiave che deve dominare tutti i nostri ragionamenti. E qui va bene, Walter ha usato il tema, la parola etica del design, che mi sembra molto corretta e in qualche modo aggiunge qualcosa in più al design sostenibile, perché l'etica è qualcosa di più, cioè l'etica include il ruolo della persona, e il design deve essere orientato al miglioramento del benessere e della qualità di vita delle persone, ma non solo, ma include come è stato raggiunto un risultato di tipo industriale, un tipo di produzione, eccetera, cioè quante persone sono state sfruttate per arrivare ad avere un prodotto che di suo, per carità, può anche essere virtuoso dal punto di vista della sostenibilità. È chiaro che questo è un discorso pesante, in realtà, e poco risolvibile purtroppo da noi in questo contesto, è troppo pesantemente politico, e diciamo che, io posso esprimere come designer e come operatore di questo settore la necessità che il design si occupi sempre di più non solo di un aspetto formale, ma questo succede già come tendenza da molti anni, ma entri a tutti gli effetti il processo come valore aggiunto integrato nel processo della produzione.
Questo io lo vedo succedere, secondo me è sempre più, anche perché il design dal mondo, come dire, storico del mobile arredamento si è man mano diffuso e ha fatto sue settori merceologici sempre più ampi. Quindi il design sempre di più sta diventando una parte del processo, non è più il make-up finale per rendere un po' bellino l'oggetto e renderlo più vendibile. La stessa ricerca di Symbolon, che è una fondazione indipendente che però monitora gli aspetti produttivi italiani e anche europei, ma comunque che ha grossa credibilità, ci dice che le aziende che hanno investono nell'aspetto del design all'interno della loro filiera aumentano in modo significativo la loro capacità di vendere e di esportare. Quindi il fatto che il design stia entrando, come dire, come per protagonista e non più come aspetto, come dire, un po' marchettaro, passatemi, è molto importante. È poi importante perché noi possiamo avere come designer un ruolo in qualche modo tendenzialmente di condizionamento anche sul tema dell'analisi del ciclo di vita e alla fine il design for disassembling, che sono assolutamente fondamentali. L'altro aspetto positivo che volevo mettere sul campo è un'altra cosa che ha detto Walter, che non bisognerebbe più parlare di prodotto in Italia, ma creato e prodotto in Italia. E questo, secondo me, per noi italiani, dal punto di vista sempre della nostra peculiarità, perché è una degli argomenti sostanzialmente che ci deriva in primo luogo dal Rinascimento, dove noi siamo stati irrevocabilmente protagonisti di una rinascita non solo di tipo economico, produttivo, ma in primo luogo culturale. È la cultura che ci ha consentito di fare ripartire in quel periodo, e oggi dobbiamo usare questi strumenti, cioè che è quello che ci contraddistingue: la cultura, la storia, l'arte e la tecnica, e il saper fare. Le botteghe cosa erano? Un luogo in cui la cultura e l'arte utilizzavano la tecnica e il saper fare per ottenere degli oggetti straordinari. E questo è il nostro DNA, e questo secondo me è quello che una delle cose che ci rende abbastanza unici e peculiari nello scenario così. Cioè l'italianità è proprio avere del DNA questo tipo di unicità. E questo è un aspetto che secondo me coinvolge anche il design, cioè il designer italiano si fa in qualche modo portatore di questi valori. E quindi il fatto che il design, concludo, sia sempre più integrato nel processo della creazione del prodotto e nella previsione della fine del prodotto, e secondo me è un aspetto molto importante, e non per niente, sempre parlando di una ricerca di Symbolon di qualche anno fa, si diceva che la componente, diciamo, design con valore aggiunto generava, prima di ricordare, una quotazione di circa l'8% del PIL italiano. E ho finito, erano considerazioni di quelle che io posso fare, diciamo, legate a un mondo che è più quello meno tecnico e più legato alla progettualità. Grazie Presidente Romatti. Io devo fare delle precisazioni. Ha scritto Piero Dell'Oca, che è tra l'altro
di api qui e specifica il significato appunto della domanda che stava facendo prima. Dunque, vado a recuperarla perché ci sono dei messaggi. Una casa ha una funziona corrente elettrica e panelli solari. Se potessi accumulare l'energia per un anno sarei completamente autonomo e non dovrei acquistare di notte le batterie e le auto possono diventare degli accumulatori per le case. Matteo Bravi interviene e dice permetto di dire che la tecnologia full cell a idrogeno non è alternativa all'elettrico. Il veicolo è mosso comunque da un motore elettrico alimentato da reazioni a bordo del veicolo. Ovvero l'idrogeno è una produzione di combustibile alternativo per la produzione di elettricità. Massimo De Marco, il bilancio energetico del trasporto elettrico dalla produzione di elettricità rinnovabile sino all'utilizzo del motore elettrico è talmente conveniente che non vi è alcun dubbio sarà anche il nuovo Hummer elettrico consuma poco rispetto alla vita che usa un sistema di combustibile tradizionale. Poi il nostro ospite, presidente dell'associazione La Semina, Stefano Covino, scrive il problema di accumulare energia in maniera non continua come per il solare eolico efficiente eccetera è importante. Personalmente sottolineo però che solo un'opinione potrei sbagliarmi. Credo difficile che batterie con centinaia o migliaia di cicli di ricarica possano essere un'alternativa allo scopo di regolare di energia in rete. In realtà le elettriche avranno un ruolo. Ci sono diversi studi che mostrano come un parco elettrico diffuso potrà agire da per la rete elettrica. Mi ha già accennato prima il professor Frey. Massimo dice che le batterie auto si esauriscono al 70% della capacità energetica originale, poi vengono garantite per applicazioni stazionarie a casa, centrali elettriche, smart grid, sino al 50% per altri 10 anni. Apple, China e Tesla stanno per commercializzare, immagino, batterie superiori a 1 milione di chilometri. Vado avanti, volete che... È corretto quello che si dice, mi domando solo, le leggete, probabilmente molti di voi le leggono già, io sto ripetendo delle cose che forse per bene tutti di chi non sta leggendo la chat. So che volevo intervenire Pierangelo, gli lascerei la parola, prego. Grazie veramente a tutti. Questo è stato un momento di riflessione veramente molto interessante. Era esattamente questo che con Avi Lombardia, con La Semina e con il sistema Lecchese noi pensavamo. Io ringrazio molto Walter perché non solo ci ha portato le sue competenze, la sua esperienza e queste visioni con una capacità critica che io aggiungo è quella capacità critica sulla realtà che ha il design, che è una capacità critica costruttiva, positiva, che è quella che vede, come dire, il potenziale di trasformazione delle cose in meglio. E non a caso tu parli anche di una filosofia, di una metodologia, di un'etica, è stata ripresa. Quindi grazie, credo che abbiamo fatto una piccola cosa, però molto importante, che avrà continuità. Voglio riprendere solo alcune delle cose molto interessanti che sono state dette, perché si collegano strettamente tra di loro e perché danno il senso di quello che è un po' da sempre, come dire, questo design italiano. È un design che ha sempre, un design che è cultura, come ha detto Andrea Rovatti, che ha questa storia che viene da lontano, l'uomo di Leonardo, di Vitruvio, per noi è un simbolo. Siamo lì dentro. Perché lì dentro ci sta, come dire, una visione interdisciplinare, politecnica. Mi riferisco in particolare alle parole di Antonio Calabrò, persona che stimo moltissimo e che con Adi, con i musei di impresa e la cultura di impresa ha molto a che fare e ci insegna moltissimo.
Perché dico questo? Perché mi ha colpito subito quando il rettore, la signora Emanuela Grecchi, parlando al design e al designer De Silva, dice: pensiamo nuovi modelli d'uso delle città e dei territori. Ecco, esattamente questo. Noi oggi siamo chiamati a queste riflessioni, questo è un primo momento, e non a caso nel suo intervento Walter ha posto un'attenzione molto interessante sul design come sistema intelligente che integra ad esempio il modo di pensare e concepire le infrastrutture appunto come sistema integrativo tra infrastrutture, servizi, prodotti, flussi, ambienti e persone. Ecco, il design ha sempre avuto queste capacità e questa visione. Mi ricollego ai richiami che tu, Walter, hai fatto ai maestri, in particolare a quei tre ottimi maestri, Maldonado, Gioponti e Castiglioni. Maldonado è stato docente al Bauhaus e alla scuola di Ulm. Era un carissimo amico di quello che per me è stato un maestro, perché i designer sanno cercarsi maestri. Il mio maestro è stato Andries van Onck, lo voglio ricordare, a lui devo moltissimo, e per dire come questo modo, diciamo, di vedere in termini interdisciplinari e politecnici, con una visione etica, pensando al bene comune, sia sempre stata nella nostra cultura di progettisti del design, voglio ricordare due piccole cose di Andries che per me sono state significative. Negli anni 70 c'erano state una serie di terremoti, di calamità naturali. Andries spedì all'allora comunità europea un progetto. Andries veniva dalla scuola di Ulm con una forte formazione anche matematica. E quindi dice: perché non unifichiamo tutte le attrezzature, i dispositivi, i prodotti che hanno a che fare con la sanità, con l'intervento delle protezioni, secondo criteri per cui queste possono essere terminali uno dell'altro, essere in stretto collegamento dimensionale, funzionale di concezione. Cosa voglio dire? Questo era un progetto di quegli anni. Andries in quegli anni progettava un tavolo operatorio universale, completamente ingegnerizzato, realizzato in una preserie da Colussi, perché finalmente ci fosse un unico tavolo operatorio che potesse in tutti gli ospedali essere attrezzato per tutti i tipi di intervento. Ricordo che devo ringraziare anche Giulio Cardelli, e lo voglio citare perché è stato il progettista, l'ingegnere meccanico che ha permesso ad Andries, in questa collaborazione splendida, di pensare a un prodotto che... Ecco, quando io ritorno a queste cose, mi rendo conto che quello che voi avete detto, in particolare tu Walter, Andrea, il rettore del Politecnico, il design ha sempre avuto e più che mai ha questo ruolo. È il tempo di ripensare le città e i territori. Questo è un piccolo inizio di quello che potremo fare con ADI sul territorio lecchese. Raccolgo al volo quanto Virginio Brivio per Universlecco ci ha lanciato. Ha lanciato due temi molto interessanti ai quali noi come ADI sicuramente e anche come Semina daremo delle risposte. Il tema della disabilità e del trasporto pubblico locale. Saremo in grado di dare dei contributi interessanti. E poi il tema posto da Stefano Covino e anche da altri diversamente, il tema della governance e quindi il tema delle competenze, delle responsabilità che siano in grado di fare tesoro di tutte queste risorse che il nostro paese ha. La finisco qui, sono entusiasta, straordinariamente riconoscente, vi ringrazio tutti quanti, e questo è un inizio di un percorso che faremo. Qui c'è un sistema territorio che ha fatto e vuole fare sistema. Grazie di cuore ragazzi. Grazie a tutti, io è stato molto interessante tutti gli interventi, critici o meno, c'è stata vivacità e questo è molto importante. Noi non possiamo sederci, noi abbiamo dei grandi valori e questi valori dobbiamo mettere a disposizione dell'Europa e se si può anche del mondo globale che ci circonda. Bisogna andare avanti passo per passo e che il design sia un sistema per me fin troppo evidente. E uno dei fulcri in cui ruota questo sistema è la mobilità, tanto per
chiudere con l'apertura che ho fatto. Una mobilità che comunque deve essere misurata con quello che dobbiamo fare. Non può non essere misurata. E ripeto l'esempio, devo muovermi misurato al percorso, alla distanza, all'energia che consumo e alla sicurezza che devo ottenere. No? Il resto sono delle contraddizioni di tipo di marketing, condotte dal marketing, e non è una cosa che muovo oggi, stasera, è una discussione che ho da decine d'anni con i miei colleghi del marketing, che spesso per mettere sull'altare le vendite si provocano dei gravissimi errori anche di comunicazione che poi veniamo a pagare tutti. Dobbiamo essere coscienti che la mobilità deve corrispondere a tutte le tipologie di mobilità, dai bambini, ai ragazzini, gli individui, adulti, di sesso femminile, di sesso maschile, perché antropologicamente sono differenti, economicamente sono differenti, agli anziani, ai molto anziani, ai portatori di handicap, alle persone meno abbienti. Se noi riusciremo a mettere una mobilità in questo senso, un po' più selettiva e un po' meno celebrativa, io credo che si può fare dei passi avanti. Sull'energia, credetemi, ha ragione l'intervento che dice non possiamo prevedere cosa succederà di qui a 10 anni, perché fortunatamente la ricerca, gli scienziati lavorano. Al momento quello che io penso dentro di me è che ci vuole, non bisogna mai fermare la ricerca e lo sviluppo su ogni forma di energia, tutte le forme di energia, perché è molto importante non abbandonarne nemmeno una, perché le sorprese sono dietro là. Io vi ringrazio la città di Lecco che mi ha ospitato ancora una volta, la mia città, spero di essere presente la prossima volta e speriamo anche da questa pandemia, da questa situazione difficile, di trarre anche qualcosa di positivo. Io non sono convinto che dopo la pandemia saremo tutti sull'astrico, siamo tutti in una situazione drammatica. Avremo anche maturato un sacco di idee nuove, un sacco di energia per il percorso. Grazie.